audio 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 Ovviamente avete sentito un baccano che sono i DVD caduti per terra. Era inevitabile dato che sono una marea Nuovamente nella Cerbero House nessuno, ma proprio nessuno. Marra ci consigli un po' di film? In realtà, in realtà, qualcuno c'è che mi chiede incessantemente: Marra, ma che film posso vedere in questo determinato momento della mia vita? Non ho un cazzo da fare. Sto con la figa, sto con il figo. Consigliaci, consigliaci e mi sono attrezzato perché sono pieno di roba. Qualcuno avrà visto le puntate precedenti dove portavo eh, un'altra oh grazie mille intanto un'altra parte L'altra volta tre pagine di agendina. Oggi ne voglio ancora. Ecco, bravo, prendete l'agendina, fondamentale da appuntate tutto, magari fate delle caselle eh, perché vi consiglierò il momento più adatto per vedere questi film che dipende o dalla vostra condizione psicofisica oppure dalla vostra compagnia, insomma, quello che avete o meno da fare. Dicevo a casa vecchia, spero che si senta tutto a posto, sì, a casa vecchia ho una videoteca gargantuesca Come e già ho fatto una puntata entrare? grazie a Killum Night, 99, che è l'età di mio fratello, del mio fratello più piccolo, il grande Giovanni Marra, aveva appunto portato una piccola parte dei miei DVD, ce ne sono altri e ne mancano ancora tantissimi. Quindi ci saranno varie puntate, poi fatemi sapere anche su YouTube se apprezzate. Ma senza dilungarci troppo perché ho un martello in mano, vediamo chi indovina subito in chat. Qual è indizio questo? Qual è il primo film che vi consiglio oggi? Vediamo, vediamo, vediamo. Spero siamo film tristi, guarda, cioè per ogni gusto. Chi indovina? Chi indovina? Non è Django, non è Drive, Old Boy. Bravo, Pixelover Over. Old Boy è il primo film che vi consiglio oggi che è un cult assoluto, lo conoscono praticamente tutti. Allora, questo è un film adatto anche ai novizi del cinema, perché nonostante sia un film, diciamo, insomma, di un certo spessore, è fruibilissimo da tutti, può piacere a tutti, non saprei come definirvelo, a me non piace molto uh, catalogare i film, thriller, eccetera. Sicuramente a chi piacciono i finali a sorpresa, e non vado oltre, rimarrà... Uh, stupefatto, rimarrà stordito dal finale di questo capolavoro di Park Chan wook mm. Come sapete, io non amo, non amo narrare le trame, proprio non mi interessa. Anche perché voglio dire, il film lo vedete. Eh, in che momento è buono vedersi questo film? Allora, se siete felici <ride> e volete rattristarvi e volete mettere in dubbio uh, la, la bellezza della vostra esistenza, guardate questo film. Se invece volete uh, essere presi da una narrazione che è sì, non eccessivamente uh, action, ma con dei picchi di emotività e anche oh di azione. C'è una scena celeberrima, grazie Penny, c'è una celeberrima scena uh, girata in piano sequenza che è sicuramente action, però il film... È molto sottotono, ma volutamente ma non annoia mai. Poi chiaramente la noia è un concetto soggettivo. Però, però vi assicuro che rimarrete incollati allo schermo sino alla fine. Quindi eh, non so se sia un film adatto appunto in una serata ludica tra amici eh, oppure una serata in compagnia di una ragazza o di un ragazzo o di tutti e due insieme: insomma, non è che siamo contro i trisom. Però, però, insomma, sappiate che quando vi mettete dinanzi a boy, State vedendo qualcosa che potrebbe cambiarvi Almeno un pochino la visione della vita Io ho questa concezione dell'arte e del cinema soprattutto eh, Che tanto cinema, tanti film, tanta arte Ci cambiano la percezione della vita Dal mio punto di vista ci migliorano Perché ci danno l'opportunità, i film Rimanendo confinati in questo, anche i libri Ovviamente farò puntate simili anche incentrate sui libri I film ci fanno vedere i mondi ai quali non potremmo mai accedere, sia per un discorso geografico, sia per un discorso di uh, metafora. Infatti ho pubblicato una foto su Instagram l'altro giorno dove c'erano due scene di due film che amo tantissimo, Splendor di le Scola e uh, non mi ricordo nemmeno quale fosse l'altro. Ah, l'attimo fuggente. E nella frase di Splendor c'è Mastroianni che dice con il cinema bisognerebbe raccontare la verità. E nei commenti qualcuno mi ha detto ma il cinema non è che deve raccontare solo la verità. Io ho detto no, chiaro, ci sono tante forme di cinema, però per quanto mi riguarda il cinema più bello, quello che piace di più a me è il cinema che riesce a raccontare la realtà attraverso la finzione. Quindi la finzione cinematografica metto in scena un qualcosa che può essere metaforico, che può essere iperbolico, che può essere romanzato, ma mette in luce uh, l'animo umano, la nostra società, un futuro appunto sociale, quindi con la distopia eccetera. E quindi è fondamentale, ragazzi, cibatevi di arte, cibatevi di tanti film perché uh, se non siete avvezzi o non avete possibilità di discutere con le persone fisiche Cosa che io non ho fatto per tanti anni, ma ero più chiuso nella, appunto, nella mia cameretta. Ecco, i film sono degli ottimi compagni, ma andiamo avanti. E chiaramente adesso leggo anche i vostri commenti. Eh? Quali prendo a caso? Allora, la nel lancia, nome, poveri, grazie mille, oh, la, la guerra, guerra, guerra tra È poveri un, capolavoro... un È il capolavoro del potere, attenzione con le citazioni. Nel nome del padre con il grandissimo Danny Dewis. De Beh, altro film cult, sicuramente. Io ripeto, sto andando a caso, alcuni saranno celeberri, altri saranno forse un po' più di nicchia, anche perché li ho presi a caso dalla mia videoteca, non so. Anche questo è, questo è più pesante, sicuramente. Narra un contesto storico abbastanza delineato, ma anche qui eh, il punto del film è basato su, sull'umanità dei protagonisti. Eh, ti arriva tutta l'umanità di questi grandi interpreti, che non sono appunto attori mentre li vedi, ma sono persone, e non voglio neppure chiamarli personaggi, nei quali noi riusciamo a identificarci, eh, nonostante appunto le disparità. Per questo vi dicevo, mondi diversi, contesti storici diversi, contesti storici proprio in cui noi non abbiamo vissuto. Vi faccio un altro esempio di un film sempre di Ettore Scola, come Splendor. Io cito molto spesso una giornata, grande, grande, Masseo, una giornata particolare di Ettore Scola, Ecco, io non ho vissuto il ventennio italiano del fascismo, eccetera, ma durante la visione di quel film ho capito la condizione della donna in quel contesto storico, di un omosessuale in quel contesto storico, di una famiglia, eh, produce eh, e quindi anche lì riesci, pur non avendo vissuto in quell'epoca, ad entrare in alcune dinamiche che ad oggi ci sembrerebbero... Incomprensibili o troppo distanti per capirle appieno. Il cinema, secondo me, riesce a sopperire questa distanza. Sei una macchina grande, Vladimir. Ah, a proposito, fondamentale, mica mi sono scordato che stasera c'è la diretta sul governo. Ci mancherebbe altro. Il Gopnik verrà qui verso le nove, credo, insomma, forse anche un pochino prima. Quindi state, state attenti, seguitemi su Instagram, anche sul profilo del Cerbero. Perché poi vi metto lo swipe up quando siamo online. Stasera super diretta col Gopnik sul governo, su Salvini e cazzi. Vari. Vizio di forma di Paul Thomas Anderson. Uno dei più grandi registi viventi. Allora, questo è tratto da un bellissimo romanzo. Vi consiglio anche romanzo. Io spero che voi stiate appuntando sulla vostra agendina. Uh, appunto, un romanzo di Pinchon che è un grandissimo scrittore Thomas Pinchon. Visto di forma, come posso descrivervelo? È un po' un casino. Diciamo che è una sorta uh, di Grande le Boschi dei Coen, eh, è una variazione sul tema del Grande le Boschi dei Coen, con un interprete pazzesco come Joaquin Phoenix, che è uno dei più grandi attori viventi, adesso farà Joker, vedremo un po' cosa combinerà. Eh, diciamo che ho fiducia, io non valuto mai i film dai trailer, però ho fiducia più che altro in Joaquin Phoenix. L'attore non fa il film, questo deve essere molto chiaro, ma lui è uno che è molto oculato sulle scelte che fa professionali, quindi se Huagan Phoenix ha scelto di partecipare a quel film, un po' più di speranza la ho, eh, perché lui so sto laggando, uh, uh, per comando la pubblicità, uh, uh. facciamo gesti, uh, uh. ok. Meglio, vizio di forma o Grande del Boschi? Eh, ti direi il Grande del Boschi, ma non mi piace fare classifiche, quello è qualcosa di incredibile e in un certo senso questo è anche derivativo scusa del lag ce la faremo ce la faremo ok uh, lasci o lo metti su youtube certo, certo che lo la, carico su youtube poi sempre per rimanere in tema Paul Thomas Anderson altro consiglio che vi do se volete approfondire la vostra cultura cinematografica vi consiglio di andare per registi non per registri ma per registi cioè, vedete un film di un regista che vi interessa, magari approfondite, ma proprio a livello di tematica, a livello di regia, di ah cazzo, questo mi ha colpito, no? L'utilizzo foto, della fotografia, andate a quel regista e magari guardate altre sue opere. Perché? Perché vedere... Perché molti mi dicono, Mara, come posso cominciare a acquisire un po' di cultura cinematografica? Insomma... Allora, vedere dei film sparsi non è ottimale, secondo me perché? Perché rischiare di avere comunque una visione che è troppo frammentata. Cioè, se io vedo 700 film e 700 registi diversi, posso capire fino a un certo punto, se invece completate le filmografie o comunque quasi di un regista, perlomeno, anche se vedete mh, meno registi, avete la visione di un uomo che prima di essere artista, appunto, è un uomo, per questo vi ripeto, mettersi Interfacciarsi ad altre persone, ad altre realtà, ad altre letture della realtà. Paul Thomas Anderson, che è appunto un regista di vizio di forma, anche di, di Boogie Nights, che credo di averli portati comunque. Sì, ce ne sono altri di lui, che è un regista, ripeto, straordinario: The Master. The Master, sempre con Joaquin Phoenix è un film che vi dico la verità: la prima volta, vi avverto, la prima volta in cui l'ho visto, mi sono addormentato. Mi sono addormentato perché è un film veramente molto lento, devi stare attentissimo, non è facile entrare nel mood di The Master, però cosa mi sono detto, proprio riallacciandomi al discorso che ho appena fatto, io conosco questo regista, so che è un grande regista, il film è interessante, ma evidentemente per mia colpa non ero nel mood giusto, non l'ho capito, non, non sono entrato in connessione con il film, quindi che cosa ho fatto? Rimando la visione quando avrò... Un mood migliore ok l'ho rivisto quindi dopo qualche giorno ed è un capolavoro è un capolavoro incredibile quindi attenzione anche quando magari mi dite eh l'ho provato a vedere questo film ma mi sono annoiato per questo io vi chiedo sempre ragazzi ok il consiglio ma in che condizione sei cioè che cosa ti aspetti che cosa vuoi da questa serata cinematografica io amo molto questo approccio quasi personale con i film cioè io mi metto seduto sul divano sulla sedia e ho chiaramente delle aspettative, ho una condizione e quindi devo entrare in contatto con un film. Se parliamo di film impegnati, se vado a vedere al cinema Fast and Furious, cioè sto lì, poi il cinema già ti mette in una condizione diversa, ma soprattutto a casa, perché parliamo di DVD Blu-ray, ci vuole un certo mood. Quindi mi raccomando, The Master è un film incredibile, diciamo che è una sorta di rilettura di Scientology ve la butto lì. E eh, vi rimando alla live che ho fatto con Gopnik e Buga e Buga Lalla su queste, questi enti particolari, insomma, queste, queste sette. E anche qui, vabbè, inutile dirlo, interpretazione magistrale di Joaquin Phoenix, ci sono delle sequenze cinematografiche che mi sono rimaste impresse proprio nel cuore, delle riprese magnifiche Uh, di, questo, di questo Joaquin Phoenix tutto in goblini, tutto in secchito, eh, che è un marinaio praticamente insomma vabbè non, non proprio un marinaio ma insomma sta in quel contesto lì la casa di carta non l'ho visto ci sono anche film horror certo certo non ho visto ancora la serie di Refn lo stesso con Blade Runner certo ciao Mara. conosci il film eh, 14.08 lo conosco non l'ho visto eh, hai visto pochi film di River Phoenix beh non è che ne abbia fatti molti Purtroppo. Ubriaco d'amore. Sempre di Poltrona Sanderson. Grazie questo. mille. Ciao Marra, ho una domanda per te. Qual è secondo te la cosa più importante che il cinema ci trasmette? La cosa sì. più importante che il cinema ci trasmette? Beh, l'ho detto prima in realtà. Eh, non ti rende ottuso. Non ti rende ignavo. Se ti approcci al cinema con entusiasmo e con voglia di conoscere... Ti rende colto, non colto così, ah, conosco tanti film, ho visto tanti film. Se tu ti approcci in maniera seria all'arte cinematografica, vai oltre l'essere colto in una determinata in un arte come il cinema. Perché il nozionismo è fine a se stesso, no? Io pure faccio molte citazioni, mi piace, però cerco di contestualizzarlo. Perché? Perché grazie alla visione di un determinato film, Divento un po' più conscio di un qualcosa, ripeto, dell'animo umano, anche perché, perché poi i film, ragazzi, cioè quando si parla di grandi registi, quei, quei registi attingono da testi di filosofia eh, e da tante altre cose, e poi sicuramente anche la filosofia, la saggistica, sono comunque un qualcosa che deriva da eh, riflessioni intellettuali, dunque ci sono anche degli artisti che fanno. Delle opere cinematografiche filosofiche pur non avendo mai letto nulla di filosofia. Perché? Perché dentro di loro hanno quelle, grazie mille. Marra, si pop, nubera, guaglion. A parte tutto, grazie per il continuo intrattenimento a tutto il Cerberg. Grazie a voi ragazzi che mi sostenete. Oggi siamo un po' pochini, ma l'orario è quello che è, l'ora di pranzo, ma la gente sta al mare, ma non ce ne frega niente, anche perché è una live di nicchia. Poi stasera facciamo quella più uh, on fire, diciamo così. Oggi è più tranquillona. Sono appena arrivato qui a casa. Eh, ieri non ho dormito qui. Però ho detto, ma sì, tanto perché no? Perché no? Ho portato questa roba da casa e quindi chiacchieriamo un po'. Difatti, il cinema, inteso come gruppo ideologico, viene definito la settima arte. L'arte e cultura, esatto, ed è la mia critica. Ed è, insomma, questa cosa supporta la critica che io faccio ai videogiochi. Lo so, che adesso diranno, ma capisci un cazzo. Certo, è verissimo, capisco un cazzo. Però, quello che io ho sempre detto, i videogiochi sono bellissimi, sono divertentissimi. Io in primis ehm, ci giocherei eh, se ne avessi tempo e sono certo che mi divertirei come un pazzo. Però, al netto di alcuni titoli che sicuramente sono colti, pieni di roba, giocare a tanti giochi non ti dà questa pienezza che ti dà vedere tanti film di un certo spessore, ripeto, perché non è che Fast and Furious vale di più di Dark Souls, no? Poi qualcuno, ripeto, ci sono eccezioni, ci saranno dei videogiochi che anche lì vanno ad ampliare la tua lettura dell'umanità, dei videogiochi filosofici, però la componente ludica preclude un po' quella riflessiva, va bene? Tu quando vedi un film sei assorbito, sei in un certo senso passivo, cioè che... Uh, non stai giocando, ma sei attivo mentalmente, ok? Tu subisci un'opera e dopo o durante fai un processo. Uh, invece, molte volte il videogioco uh, ti costringe ad agire piuttosto che pensare, non so come dirvi. Uh, la componente ludica si mangia quella riflessiva, questo è ripeto per la settantesima volta, se no mi rompete il cazzo pure su YouTube. Non sono contro i videogiochi, sono divertentissimi. La vita è fatta anche di cazzeggio, è fatta anche di cose ludiche, è fatta anche di cose divertenti. Ci sono videogiochi sicuramente filosofici, che io non conosco perché sono ignorante in materia. Come caccia, Però la mia distinzione questo. è questa, ok? Stop. Dicevo, ubriaco d'amore. Non mi ricordo qual è il titolo originale, forse c'è scritto qui. Perché era interessante. Eh, me lo cercate. Me lo cercate il titolo originale ce l'avete grazie comunque Eli Slop ci sono i mondiali di Yu-Gi-Oh! su Twitch no Yu-Gi-Oh! Non, non mi interessa Magic sì mi piaceva un sacco Shutter Island, niente male eh, America Sniper così e così eh, ah ecco eh, Punch Drunk Love ok Ubriaco d'amore guardate un po' chi è l'interprete principale Adam Sandler quello dei commedie americane quel coglione che fai firme del cazzo questa è la riprova, questo film è la riprova che come vi dicevo prima l'attore non fa il film perché un grande regista quale è Paul Thomas Anderson è riuscito a rendere perfetto un attore mediocre come Adam Sandler è il più bel film di Adam Sandler questo, sicuramente con sta faccia da scemo per tutto il film come anche non so uh, il Ben Affleck in Gone Girl Finch era un bravissimo regista, ha capito che quella faccia da scemo era perfetta per il protagonista di quel bellissimo film. Allora, questa è sì una storia d'amore, ma è quasi un road movie, non so come definirvelo. È una storia d'amore atipica, e potete vederla anche in coppia questa. Questo può essere secondo me un, un film interessante e non banalotto da vedere assieme a, ad un ragazzo, assieme ad una ragazza. Perché non è la, la classica commediola, che comunque io non disprezzo. D'amore così che la vedi e finisce lì. Poi, certo, dipende anche lì. Qual è l'obiettivo che avete per la serata. Cioè, nel senso, se dovete chiavare è meglio che il film non sia un granché. Quindi, se dovete chiavare eh, Poi vi consiglio anche di film di merda. Che a un certo punto, proprio per, per forza di cose di dire, oh, stoppiamo sta roba e scopiamo Perché insomma, eh, l'alternativa migliore diventa quella. Oppure vi consiglio i film horror. I film horror sono buoni per scopare. Perché? Perché eh, la linea Diciamo che la linea della paura è molto in connessione con quella dell'eccitazione E infatti eh, nella tradizione americana dei, dei grindhouse Ma anche di, sapete, eh, quando c'erano quelle proiezioni di film con le macchine fuori Che erano fatte apposta per, per far scopare le coppie, per fare i figli d'America Spesso trasmettevano film horror di serie B o di serie Z, quindi perfetto. Cioè, l'accoppiata Film di merda e film horror. Grande Giulio Faccini Grande Giulio Faccini il mio caro amico. Film per chiavare, <ride> i drive. In si, sì, drive in bella mara. Mi fai compagnia prima del lungo viaggio. Ok, ottimo. Che hai fatto tu? Napoli, Milano. Allora, io ieri ho fatto eh, dalle due e mezza. Eh, sono arrivato a Roma. Non mi ricordo, qualcuno ha visto le mie storie. Ora erano 11:30 e mezza circa. cioè un inferno proprio. Ritardi, uno l'ho sbagliato io come un coglione il treno perché sono stato un demente. Praticamente è tipo: ho preso il treno da Scalea. Stavo andando a Reggio Calabria invece che a Napoli. Eh, però, per fortuna me ne sono reso conto subito perché è partito ai, 20, ai 23 invece che ai 32. Quindi sono sceso la prima che era Diamante. Ho aspettato un'oretta lì. Ho preso un treno per arrivare a Napoli, ma ovviamente. Gli altri treni per Napoli hanno ritardato un'ora e mezza, due ore, tre ore, quindi sono stato in stazione proprio senza una lira, senza documenti. Io poi in tutto questo ho viaggiato senza documenti, cioè non so, cioè ho avuto un culo atroce, e stavo lì proprio un clochard, stavo un clochardino senza una lira, tipo barbone così. Eh, però alla fine ce l'ho fatta, sono arrivato a Roma sano e salvo. Comunque, altro film di Paul Thomas Anderson, questo è proprio un must che non potete non vedere, è uno dei film più belli degli anni 2000. Il Petroliere, sempre con Danny De Lewis, che vabbè, non, non ve lo dico più che, che, insomma, che è uno dei più grandi attori di, di tutti i tempi. Vabbè, allora, questa che vi devo dire, immensità cinematografica. Spesso io dico quando non voglio spendere ulteriori parole per il film. È perfetto, un film perfetto da ogni punto di vista. Non c'è nemmeno da. non è nemmeno tanto un film, sapete, ecco, riflessivo. No, è proprio un film innanzitutto estetico. Cioè, vedete proprio la perfezione di tutto dalla regia, la fotografia, come sono vestiti, l'interpretazione degli attori. Immensità cinematografica, basta. Questo lo segnate, questo lo devo vedere, punto. In qualsiasi momento, in qualsiasi frangente, anche qui certo ci vuole un certo approccio. Cioè, Paul Thomas Anderson non è un regista facile. Fa film molto lunghi, eh, fa film complessi. Dovete andare con un certo punto. Grazie, Io. Cooper. Cooper not Cooper, grande twin pixiano. Bellissimo il petroliere, come tutti i film con di Luis. Grazie Grazie di fotografia Non ho capito un cazzo, ma grazie. Se fossi ministro di istruzione, aggiungeresti la settima arte come materia scolastica. No perché, no, perché penso che mm, per far appassionare, le persone al cinema, che, che far appassionare le persone al cinema non sia così complesso. Io lo vedo tutti i giorni grazie a quello che faccio, è per me un lavoro, una missione. Uh, non è così difficile. Semmai darei una mano a, ai, ai cinema indipendenti... Uh, che fanno determinate proiezioni di film, magari in lingua originale, però, non inserirei come materia scolastica, no, direi di no. Non è che non è essenziale il cinema in realtà, perché, come vi dicevo, in realtà se uno si mette a studiare filosofie, altre cose, la formazione individuale se la può fare. Quello che vi dico io è che il cinema è un modo più divertente, è un modo uh, più anche rapido in realtà, eh, per imparare tante cose. Quindi secondo me sono... Uh, devono far parte, in un ipotetico governo Marra, devono far parte di quelle attività ludiche, che vanno, ludiche e anche istruttive che vanno finanziate eh, però non inserite come materia scolastica, insomma. Cioè sono, ci sono delle cose più importanti oh, come l'educazione civica, grazie, l'educazione civica, l'educazione sessuale, che sono cose ancora più importanti secondo me. Poi io, insomma, vivo tante vite grazie al cinema, è una passione per me, però... Approcciarsi al cinema senza passione secondo me non è possibile, cioè si finisce a svilire la bellezza del cinema. Approcciarsi a educazione sessuale, educazione civica e altre materie importanti a scuola, letteratura, filosofia eccetera, è possibile. E quindi, per questo, uh, un film che mi faccia provare è quello che ho provato con Taxi Driver. Beh, non so cosa hai provato, ognuno poi prova sensazioni diverse chiaramente. Interessato al remake di Dune di Villeneuve, o Dune insomma? Sì, perché Villeneuve, Villeneuve è un grandissimo regista, eh, nonostante secondo me ancora non abbia creato un vero e proprio capolavoro, però sono tutti film molto molto belli, tutti, e invece Dune è uno dei film più brutti di Lynch comunque rimane un grande film, però è uno dei film meno riusciti, perché ci sono state insomma forti imposizioni da parte della produzione, quindi sono interessato in realtà. Eternal Assumption of the Spotless Mind Molto molto bello Non l'ho visto a Midsommar Peccato per il dono mancato di Jodorowsky Secondo te il cinema È la sala O come lo pensi che sia, ormai che sia Ormai trapassata E che dobbiamo andare allo streaming Guarda ho fatto una live intera con Francesca Loh Forse l'hai vista già Che sta sul mio canale, su Mister Marra e Si chiama Intervista a Francesca Loh E lì parliamo uh, di che cosa è il cinema oggi E di che cosa era il cinema ieri se l'hai vista, insomma, sai già la risposta Del sottoscritto e di soprattutto uh, Basta con tutti questi film di merda Un vero cavolore è cattivissimo me Qualche classico noir poliziesco Infernale Quillen, eh, lo consiglio sempre Il grande sono la signora di Shanghai Beh, puoi andare sui film di Bogart Ok eh, Vabbè, Pedroliere quindi da vedere Ok, sempre col polto Thomas Anderson Questo è un film che io amo alla follia Boogie Nights L'altra Hollywood sottotitolo italiano un po' scemo. Fighissimo. Cioè, mi rispecchio anche un po' in questo film. Allora, qui c'è eh, Come si chiama Sto stronzetto. Uh, 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 Wahlberg Mark Wahlberg che qualcuno di voi conoscerà per Transformers, Penning Game e varie stronzate. Anche se ha fatto no film notevoli, se non erro, fu uno dei suoi primi ruoli. E praticamente questo Wahlberg è una sorta di prodigio del porno. Perché c'ha una spranga così. Eh... E viene ingaggiato da questo mondo del porno. Ed è interessantissimo, a parte che è divertentissimo, a parte che è girato a Dio e già la scena con una ragazza sui roller che si chiama tipo Roller, tutta in piano sequenza che entra in un bar, è qualcosa di magnifico. Come caccia, ma anche qui, eh, grazie Pacio, mh, a parte, ripeto, la storia è molto divertente e peculiare, ma soprattutto ci dà la visione di come è cambiato il mondo del porno. Eh, come Splendor, direttore scuola che vi ho citato prima, ho messo la foto su Instagram, era un grandissimo manifesto al cambiamento e alla morte della sala cinematografica, questo è un grandissimo manifesto alla morte del mercato pornografico. Quindi, c'è questo attore che inizialmente appunto, è un ragazzotto che fa vari lavori, un po' così, trova la fortuna nel porno, diventa una star gigantesca, vince gli Oscar del porno, c'era con personaggi magnifici, eh, veramente un film esilarante. E poi c'è insomma una sorta di declinio Connesso al declinio del porno Non vado oltre C'è anche una citazione lo scatenato sul finale Magnifica e va bene mm. Quindi Paul Thomas Anderson È tutto da recuperare Ha fatto pochi film Ne ha fatti tipo 8, 7, 8 Massimo una decina eh, Anche Il filo nascosto L'ultimo l'ho recensito sul canale È bellissimo Film preferito di Sergio Leone C'era una volta in America Cosa ne pensi di Lancia Meccanica? Ma io spero che questo sia un troll Cioè ho fatto tipo tre video su Kubrick sul mio canale eh, in più c'è un video sul mio canale in cui parlo di Salvini dove faccio un parallelo tra castrazione chimica e lancia meccanica è uno dei miei film preferiti ragazzi N ho parlato in miliardi di video poi se non vedete i video sul mio canale perché non mi un cazzo il cinema non ci posso fare niente uh, qual è la tua top 5 di attori allora vi ripeto a me non piacciono le top non piacciono le classifiche però direi uh, Mondiale, cioè nel senso di storica, classifica storica, facciamola così, giusto per, per goliardia: Gian Maria Volonté Orson Welles, Charlie Chaplin, Marcello Mastroianni e Buster Keaton attuali. Vi direi in ordine sparso, però perché non, non mi va di, di pensarci troppo. Uh, Tom Hardy, Johnny Depp, anche se. Vabbè, ha fatto scelte commerciali non proprio ottimali. Non è un grande professionista, secondo me, però è un attore incredibile. Ehm, mi piace molto J. Hall, e siamo a tre. Ehm, mi piace molto Isabelle Huppert e siamo a quattro. E vi sparo lì, Jennifer Lawrence. Così, Nicolas Cage. Ma col tutto che tu ridi. Il caro vecchio Nicolas Cage è uno dei miei attori preferiti. Ha fatto dei capolavori incredibili. Ripeto, non è che l'ha fatti lui, è merito del regista. però, come dimenticarsi: Cuore Selvaggio di David Lynch, che ho recensito sul canale. Cioè, è un film immenso. E Nicolas Cage è immenso. Poi, anche lui, pessimo professionista, si è dimostrato in questi anni. Accetta ovviamente un film trash dopo l'altro. È diventato un po' una parodia di se stesso, è diventato un meme. Però Nicolas Cage eh, Ai tempi Con i registi come se deve Con Coppola, con Scorsese, con Lynch Ha fatto un sacco di filmoni della Madonna eh, Ah è bellissimo anche Face Off Di... come cazzo si chiama? Di... non mi ricordo di chi è Face Off Di... Eh, cazzo mi ricordate di chi è? Il regista asiatico che fa tutti i film action Dai che lo sapete, se siete molto colti Face Off di... 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 non mi ricordo Dai che lo sapete, dai che lo sapete dai, che lo sapete. Con De palma, John V, bravo. John V, mazza. Sete proprio che mi seguite, bravi, bravi. O forse sono io che, devo, che dovrei seguire voi. Allora, adesso film proprio. Andiamo oltre. Persona di Bergman. Anche su questo io non spenderò altre parole. Eh, da vedere per forza, proprio per forza, Bergman, inutile dirlo, ha un certo ritmo. Dovete approcciarvi a Bergman con un certo mood se portate la vostra ragazzetta o il vostro ragazzo non appassionato di cinema, Cioè rispettivamente non appassionato di cinema. Uh, insomma, gli fate vedere questo film. Io credo che non ve la darà per i prossimi 150 anni o non ve lo darà per i prossimi 150 anni. Se invece appassionato di cinema, potrebbe sposarvi. Uh, basta vedetelo perché Bergman non si può spiegare, non lo so spiegare io. Moon di Duncan Jones, che poi è il figlio di David Bowie. Questo pure l'ho citato ogni volta. Eh, lo cito ogni volta, ci ho, ho fatto un video sul primo canale in cui rispondo a Adrian e Wesa. Mi pare tipo risposta a Adrian e Wesa Channel. Eh, bellissimo Eki Kubricchiani da 2001 di Serano allo spazio. Eh, allora, qua ho proprio un accenno di trama. Voglio darvelo. C'è Sam Rockwell, che è un astronauta, che fa dei lavori sulla Luna, va bene? Dei lavori tecnici, diciamo. Perché? Perché il mondo, in questo futuro, diciamo, distopico, il mondo eh, prende energia dalla Luna grazie a questi astronauti che vanno sulla Luna ogni tre anni, se non erro. Quindi c'è Sam Rockwell che deve stare lì per tre anni, fa determinati lavori aiutato da un'intelligenza artificiale che ha la voce di Kevin Spesi in originale e sta lì per i suoi tre anni e poi ovviamente parla con la stazione insomma sulla terra e, e poi torna, torna a casa, intanto parla con la sua famiglia chiaramente, si rompe il cazzo da morire, e fa determinate attività eccetera. Non posso andare oltre perché poi c'è la svolta e questo è un film proprio filosofico, questo è un film che vi mette il dubbio su molte cose e si ricollega anche a Blade Runner, eh, sul discorso della creazione della vita. Artificiale, diciamo così, un essere artificiale ha gli stessi diritti eh, di un essere normale. Se quell'essere artificiale lo innestiamo con dei ricordi, con dei pensieri, con la consapevolezza di essere umano, eccetera. Film filosofico magnifico, girato da Dio, uno dei film più belli degli anni 2000. Moon è su Prime Video. Se volete recuperarlo, perfetto, perfetto. Qualsiasi arte è questione di idee, il substrato cambia, ma alla fine qualsiasi idea nella sua forma più grezza... Aspetta, 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 questo era un commento, credo, interessante. Eh. No, me lo so perso. Peccato. Osta oh, sta qua. Eccolo. E... Niente, scrivete troppo, non ce la faccio più. Vabbè. L'Uomo Centenario, recitazione di Gabriel The Wolf of Wall Street, da Oscar. Con tutto che de dell'Oscar a me frega un cazzo. Però, insomma, eh, io mi ricordo, a parte che quello è un capolavoro per me, eh, vale quanto quei bravi ragazzi, levato il discorso storico ovviamente, Cioè, è stato più importante quei bravi ragazzi perché è venuto prima, però cioè, quando c'è lui col microfono che, 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 che annuncia l'abbandono e tutti quanti sotto che piangono, No, sapete che cosa vi dico? Non me ne vado! E tutti, oh, il bordello, proprio. Eh, nonostante, praticamente, fosse una condanna a morte per lui. Perché stava col fisco così, vabbè, è una cosa incredibile. cioè Tutta poi la recitazione sotto droghe, non ho mai capito. A. Hill, magnifico, Margo Robbie magnifica. È un in capolavoro immenso. In ho visto due volte al cinema. Veramente, è incredibile. Qualcuno scrive la lista di film a fine live, devi avere un block notes. Oppure un cazzo di cellulare di merda. Ecco. Talk Gangs... bello. Come cazzo, ragazzi. Grande, buon Alex. Puoi Ciao, fare... Davide. Puoi fare mod e questo profilo? Il primo non posso allora, più utilizzarlo. Allora, ci proviamo con i potenti mezzi che ho a disposizione. E... Timeout, buono utente. Moderatore. Perfetto. Ah, tra l'altro, ecco, Giulio Faccini. Giulio, scrivi in chat che ti devo fare mod. Eh, che ne pensi di Alien del 79? È un capolavoro immenso. Di cosa, cosa vuoi pensarne, ecco Giulio? Allora, Giulio Faccini, nuovo mod. Tra l'altro, ragazzi, a breve dovremo nominare un po' di moderatori nuovi perché ne abbiamo bisogno. La chat sta diventando un po' un casino. Eh, che cosa dovrò fare il moderatori? Poi accetto candidature. Magari scrivetemi sia sul mio Instagram, Mr Marra, che su Clodo del Cerbero. Innanzitutto una discreta presenza, cioè dovete vedere le live in diretta con una discreta presenza. Non, non fate ban di alcun tipo a quelli che pensiamo noi, eh, anche perché insomma la nostra filosofia del ban la sapete, magari capita in live che uno scazzato ban ma poi sbanniamo tutti, salvo gente fuori di testa, bannate soltanto gente che spamma cazzi giganti, roba fascia eccetera, oppure spamma lo stesso messaggio rompicoglioni per 70 volte, silenziate invece quello a vostra diciamo amministrazione. Marra, chi più di me potrebbe gestire la chat ora che ho fatto il sub? Tomis, cringe. Uh, giù per il tubo Silenzio di Innocenti? Beh, Senza di Innocenti è un film che ha dato i canoni per tante cose Cinema è complementare di contorno ma un contorno saporito chiaramente Beh sì ragazzi, il cinema come vi dicevo prima Probabilmente non è essenziale per la vita di un individuo Cioè si può vivere senza cinema Ma è una vita secondo me triste Perché in quella foto che avevo messo l'altro giorno su Instagram dell'attimo fuggente Avevo legato il discorso di Ettore Scola, Splendor di Ettore Scola, la foto con Mastro Ianni e appunto l'Attimo Fuggente, in quella scena incredibile dell'Attimo Fuggente con Robin Williams. Tra l'altro, oggi sono 5 anni dalla sua morte. Se non è come cazzo ha fatto? entrambi? Grazie, a Natas. Marra, se vuoi mi candido come mod è da un po' che vi seguo. Ok, Natas, eh, dai, proviamo. Vado sulla fiducia. Eh, non dovrei, però, mi fido di te. Così, vai. Tanto in caso si fa sempre in tempo a levare. Eh, che film psicologici mi consigli? Adesso ci arriviamo, ci arriviamo ragazzi, abbiamo tutto il tempo, proprio siamo tranquilli, tanto oggi sono in relax, dopo mi butto lì, mi bevo un po' di sole, siccome ho preso poco questi giorni, anche se sembra un po' più bianco perché ho le luci sparate, ma dopo mi stendo lì, mi rilasso un po', poi vado a fare la spesa e poi... Spesa soprattutto alcolica perché sennò il Gopnik non va. Cioè, il Gopnik, la, la sua benzina e l'alcol non va. E poi siamo pronti per la live di stasera sul governo. Eh, Memoria del sottosuolo, bravo che l'hai preso. Eh, che cazzo stavo dicendo? Che cazzo stavo dicendo? Sì, allora il cinema probabilmente non è essenziale, ma come recita quella sequenza incredibile dell'attimo fuggente? Eh, lui, eh, Robin Williams, lì dice il professore: certo la scienza, queste sono materie fondamentali. Il diritto, sono nobili. Sono dei lavori fondamentali per noi esseri umani. Ma la poesia, la letteratura, e aggiungo io anche il cinema. Sono ciò che ci rendono vivi. Che ci fanno sognare, che ci fanno creare. Probabilmente non sono essenziali per la sopravvivenza. Certo, se l'uomo dovesse eh, trovarsi, non lo so, in una, in una guerra nucleare, in, un, in, un, in uno scenario post-nucleare potremmo rinunciare al cinema. Ma è fondamentale perché dà colore alla nostra vita. Infatti, uno scenario come dicevo di guerra post-nucleare è uno scenario in bianco e nero ed è proprio per questo che, ad esempio, nel ventennio che citavo prima con una giornata particolare di scuola. L'unico cinema che c'era era praticamente quello di propaganda. E infatti, dopo il ventennio c'è stato, dalla da, da, fine del ventennio in poi c'è stata l'apoteosi del cinema italiano. È venuto fuori tutto perché? Perché fino a quel momento. Erano stati repressi questi bisogni creativi dell'uomo. Avevano tante cose da dire le persone che non potevano dire a causa del regime. Che ne penso di Ronaldo Di Caprio, un grandissimo attore. Uh, ok, Elettrina <ride> Caraglia, Marra 1% Kopnik, 99%. Ok, allora, la febbre del sabato sera. Già un'altra volta, anche questo per chi non l'ha visto, Diceva ma che sarà un film del cazzo con balletti tipo Chris? Che poi pure Chris è divertente, in realtà mi piace. No, questo è una sorta di è un film generazionale è molto più profondo di quello che possa sembrare a chi non l'ha visto. C'è un interessante Come cassa, entrare questo. grazie. C'è un'interessante lettura dei rapporti di coppia. Uh, di una determinata condizione storica, uh, di un discorso di aggregazione, è molto, molto bello. Molto, molto bello. Poi, vabbè, colonna sonora da paura. Già uh, L'altra volta era un figo pure a ballar, Fa Tutto quindi, da vedi assolutamente. Mara, sembri un Gesù moderno, Beh però, non sono, non sono così buono purtroppo, non sono così illuminato. Ecco, qualsiasi arte è questione di idee, il substrato cambia ma alla fine qualsiasi idea ha una sua forma più grezza e forma scritta, se poi dalla forma scritta si passa a musica, cinema o videogiochi è solo per questioni intrattenitive, puoi prestare il cinema perché in bocca è certe idee a un pubblico meno educato ma se da persona con ha una certa cultura utilizza il cinema per formare nuove idee non leggi o non pensi abbastanza. La differenza sai qual è con il videogioco? Io infatti cosa dissi in quel famoso mio video contestato e devastato da tutti? Eh, il, il, I videogiochi non sono arte. Dissi che i videogiochi hanno tutta la potenzialità per diventare l'ottava arte, Sabago, mi dirà, ma già è l'ottava arte, oppure l'ottava arte sui fumetti, non lo so, è sarà già una nuova arte. Già, arte è finita la discussione. Hanno tutta la potenzialità ma non c'è l'interesse. Riflettete que quello che vi sto dicendo. Chiaramente, il videogioco è un'estensione umana, ok? Anche della creatività, eccetera, e ci lavorano artisti perché non è che chi fa un disegno con la penna o fa un qualcosa di grafico vale meno. Ma non c'è l'intenzione, cioè l'industria che fa un prodotto cinematografico mh, a larga scala, può anche non avere un intento artistico, ripeto, and gain, eh, no, per ingame, trasforma questa roba qua, ed è al pari di un videogioco alla fine, un discorso solo commerciale. Però ci sono delle opere, come tante che vi ho citato adesso, che hanno un intento che va oltre quello ludico, che va oltre quello economico, e io non vedo questo intento. Nel settore dei videogiochi non c'è l'interesse né da parte dei fruitori né da parte dei creatori. Questo vi dico io quindi, anche se ci sono tanti artisti che vengono messi assieme per creare un prodotto perfetto, bellissimo, una cosa ludica immensa, non c'è questa intenzione di voler trasmettere qualcosa attraverso il, med il medium eh, videogioco. Ci sono eccezioni, certo. Adesso ha fatto un videogioco eh, quel tizio grandissimo che ha fatto, mi pare, Metal Gear. Kojima, eh, con anche Refn, Nicolò Twining Refn, un grande regista. Quindi quello, magari, magari ci da un'occhiata. Forse c'era un intento maggiore. Poi, per carità, eh, nel senso c'è l'arte estetica, ci sono tante cose, però quello che dico io è che non c'è l'intenzione riflessiva, o, anche se c'è, è mangiata da quella ludica. Mi capite? Da quella eh, commerciale, fondamentalmente. Non c'è questa intenzione, quindi secondo me, il videogioco diverrà veramente arte quando si andrà oltre il solo fine economico e si creerà anche se ripeto già esiste in piccoli casi però si creerà un'industria un che non è soltanto interessata a quello parlo proprio di industria cioè gente che spende soldi sì per incassare ma anche per dare dei messaggi per fare delle cose però non vedo questa intenzione forse anche perché ripeto c'è il cinema, c'è la letteratura, ci sono altre cose eh, che, che svolgono questa funzione. Qui il fatto è che il videogioco richiede anche una certa partecipazione e comprensione da parte del pubblico. L'intenzione cambia in base agli intenti creatori: sì, appunto, nel senso non è contemplativo il videogioco, o lo è in sole parti, ad esempio video, ma a quel punto quello è cinema. Cioè, se tu all'interno di un videogioco inserisci dei video che sono magari dei corti cinematografici, eh, l'arte è il cinema, non è il videogioco, certo mi potete dire c'è cioè l'arte cinematografica innestata dentro i videogiochi per carità ma infatti, non, non dico che non ci siano videogiochi artistici eh, per carità però sono una minoranza e questa è un'evidenza devo essere sincero sono una di quelle persone che rovinano il cinema vedendomi solo film scialli non ce la faccio proprio a vedermi film impegnati mi rendo conto che è colpa di gente come me se ormai i film sono un po' tutti ma guarda io non, non te ne faccio una colpa perché poi ognuno nella vita persegue le sue passioni e tu magari fai delle cose molto più impegnate di me e io non lo so. Quello, il mio intento è semplicemente dirvi, ragazzi, guardate che sta cosa è bella, eh? cioè veramente bella. E il mio intento è questo, cioè trasmettervi un po' della mia passione e anche della mia cultura, proprio perché, ripeto, non è soltanto il discorso, guardate che bello sto videogioco, è divertente, guardate che bello sto film, è divertente. No, questo film mi ha insegnato tanto e unendole a mie esperienze di vita, letture più impegnate, tanti film sono diventato una persona migliore, migliore, e da, da mille punti di vista, dal punto di vista morale, dal punto di vista creativo. E questo è importante, ragazzi, perché la creatività va stimolata, è un qualcosa che deve mangiare. Se voi non gli date cibo, la creatività viene fagocitata dalla pigrizia, dalla, dalla tarassia. 20 minuti di MotoGP Ma vattene a fanculo A vedere MotoGP Quei scemi che corrono Senza motivo Adesso, Insulti di tutti i fan Del de MotoGP Oh Claudia Atlas Delle sorelle Dei fratelli Ormai diventano Le sorelle Wachowski Che tutti conosceranno Per Matrix Film distrutto questo Una merda Non si capisce un cazzo È eh, Un capolavoro Mi dispiace Perché Perché uh, un po' lo dico in tutti i film praticamente, però seppur abbia dei difetti, è un po' lento, la storia a volte un po' troppo ingarbugliata, eccetera, il film secondo me diventa un capolavoro quando dà un messaggio così potente, per questo vi ripeto è, è importante per me il cinema, così potente che dona una nuova visione alla tua vita, ti ridà speranza. E questo film qui ci dice, ragazzi, tutto cambia. L'essere umano cambia costumi, cambia abitudini, ma in realtà tutto si ripete. E questa è una mia filosofia che io da sempre sposo, no? L'essere umano di fatto è sempre lo stesso, la natura umana è sempre la stessa. Nella parte più negativa, homo homin lupus e nella parte più virtuosa l'essere umano ha un istinto di sopravvivenza così bello che riesce a sopravvivere ad ogni epoca ecco questo per esempio lo possiamo bannare subito grazie e, e Cloud Atlas ci dice questo mette l'essere umano che è sempre lo stesso in vari contesti storici e queste praticamente sono tante storie intrecciate che portano poi ad un fine comune che è appunto l'uomo, l'umanità, la bellezza dell'essere umano e della storia che si ripete pur uh, in maniere diversissime tra loro, ok? Cioè si passa dalla fantascienza al passato. Ed è un film importante. Tutto è connesso, infatti, c'è scritto qui. Tutto è connesso e la connessione è proprio questa umanità, questa natura umana, che secondo me è uh, un bilanciamento tra natura orribile e natura. Virtuosa. cioè l'uomo si alterna a queste cose qui se voi guardate la storia dell'uomo noi siamo passati da ere splendide no? illuminismo, romanticismo, eccetera a ere terribili ok? di guerre, secoli bui è sempre stato così perché l'uomo ha questa capacità di sopravvalutarsi alle volte come spesso capita anche al sottoscritto però questa sopravvalutazione fa andare oltre i limiti e alle volte diventa anche una sopravvalutazione virtuosa. Cioè mh, mi cre credo di essere migliore, più potente, qualcuno ha scritto il super uomo, più potente di quello che sono e quindi creo qualcosa di incredibile. Poi però dopo un po' la mia natura da bestia, da lupo, mi chiede il conto e allora divento nichilista, divento pessimista, divento distruttivo. E questo equilibrio è alla base dell'essere umano, secondo me. Ed è ciò che... È... Ci ha reso la specie più longeva. Alla fine, no, forse non siamo più longeva. Forse no, ci sarà qualche divulgatore che dirà che ho detto una stronzata. Però insomma, ci sarà qualche non lo so, qualche qualche esserino che sopravvive dai tempi dei dinosauri. Però avete capito il discorso, no? Under the skin, under the skin. Ci ho fatto un video intero. Eh, Sinergo dice che questo film è una merda. L'ha distrutto. E secondo me, invece, Sinergo ha detto una grande stronzata. Con tutto il bene che voglia, Sinergo. Capisco le sue critiche, lui ha detto è un film è incomprensibile, non si capisce un cazzo. Uh, non mi piace la fotografia, mi piace la musica, vabbè, quello è gusto personale, non lo contesto. Ma caro il mio sinergo. Questo è un grande film è un grande film perché, eh, nonostante la cripticità, forse l'eccessiva voglia del regista di sentirsi impegnato, però arriva. Arriva e come l'intento del regista che non era molto chiaro, eh. Io capisco che tu si Nergo dica questo film è comprensibile. Io sono certo che anche lui non abbia le idee chiarissime, non abbia avuto le idee chiarissime quando ha realizzato questo film, però mi ha dato tanto. Questo film cos'è? C'è cioè un alieno, una creatura strana che è interpretata da Scarlett Johansson. A parte, se volete vederlo, qual è il consiglio? C'è Scarlett Johansson nuda. Basta, cioè, non è che serve aggiungere altro, Nudo integrale Scala e Johansson, basta. Se vede il film, no? però, al di là di questo, c'è questa sorta di creatura strana che prende le sembianze di un essere umano in sequenza, secondo me, magnifiche. Lui dice orribili, musiche orribili, secondo me sono magnifiche. Eh, sembra quasi che eh, si stacchi dalla realtà quando effettua questi, questi, queste repliche. Eh, succhia l'essere umano e diventa esteriormente la skin, no? come un essere umano. E eh beh, ci sono un sacco di metafore interessanti sul ruolo della donna, eh, non il ruolo della società, è eh, proprio eh, un'indole strana della donna, dell'uomo, macista, stupido. Il uh, discorso relativo alla all'axenofobia. Guarda, guardatelo perché, poi, se volete, c'è la recensione più approfondita che dura 40 minuti. È un video vecchissimo, eh, metto, mi mette mettere tipo un due per perché facciano cagare. Mia vita all'epoca non sapevo manco che cazzo stava a fare su YouTube, caricavo dei video così. Totalmente inconscio dei ritmi su YouTube. però si chiama recensione under the skin. Se non erro, oppure perché under the skin è oh un capolavoro, cazzo, insomma. Mettete Mister Mara under the skin e lo trovate. Se no, siamo qui altri 40 minuti. però a me ha dato veramente tanto. E lo trovo eh, anche esteticamente, a livello di colonna sonora, notevole. Al contrario di quello che dice Sinergo, ma ripeto, questi sono gusti. Mara ti piace il cinema? No. Cosa ne pensi di Witch? O oh. ma intendi dire per caso questo? Questo, ditelo voi in chat, è un, ditelo voi in chat, ditelo voi in chat, è un, gay, <ride> no, film, no, capolavoro, <ride> esatto, <ride> <ride> Marra ha lasciato la roba in vista dietro, almeno il fumo le cartine togliere, cartine di che, che cazzo dici, non ci sono cartine, ma che stai a dire, non fumo canne io, e... allora, capolavoro, Capolavoro, l'horror più bello degli anni 2000. Mi chiedete, ah, horror? horror. Questo, The Witch. The Witch è, mi sembra un film bergmaniano in salsa horror. Anche perché Bergman, con ad esempio La Fontana della Vergine, aveva fatto un film simil-horror. Diciamo così. E infatti, non a caso, Wes Craven, regista di Nightmare, eccetera, riprese La Fontana della Vergine di Bergman e ci fece un film. Suo, non mi ricordo come si chiama, eh. non so se le colline hanno gli occhi. Non mi ricordo uno dei primi film di Craven. E questo è un, ha un'estetica incredibile, cioè proprio, ripeto, bergmaniana, curata in ogni minimo dettaglio anche in base al contesto storico. E tu sei sempre in dubbio tra realtà e finzione perché? Perché siamo appunto in un contesto storico eh, che non è il nostro, no? in un passato dove. Gli abitanti di quell'epoca avevano una visione particolare della realtà, chiaramente no? Eh, quindi credevano nel demonio, nelle streghe, in queste cose qui, nelle profezie, eh, come tanti popoli antichi, ok? Sto leggendo tra l'altro un libro che mi ha prestato il Gopnik sugli indiani d'America, bellissimo, eh, dove narra: questo libro praticamente raccoglie. Eh, si chiama Storie e Miti degli indiani d'America. Ve lo consiglio. Raccoglie tutti i miti degli indiani d'America e sono tutte metafore. Eh, che tornano utili anche oggi, eh, poi ve ne parlerò, ci farò una live. Ecco, e quindi questi sono eh, degli uomini che vivono, eh, una famiglia insomma che vive in questo contesto storico con le loro capre, loro devono cercare il classico cibo, eccetera, e succedono un po' de, delle pestilenze, comunque, dei pro, non, non pestilenze, ma insomma dei problemi dal punto di vista alimentare, dal punto di vista medico, e queste problematiche vengono... Eh, additate ad una capra nera ad un animale nero perché porta male è un essere demoniaco perché ragazzina perché ragazzina hai portato all'interno di questa famiglia la sciagura è. e quindi tu sei sempre con il dubbio ma queste cose strane stanno avvenendo perché è la normale è il normale corso degli eventi perché va male la frutta, perché gli animali si ammalano, oppure c'è veramente un maleficio di un qualcosa più grosso, di un qualcosa di paranormale, e non vi spiego nulla perché dovete vederlo. Il finale, un negromante a New York, <ride> carestia. sì scusa, mi ha detto pestilenza, non c'entrava un cazzo. Perché una forma artistica dovrebbe essere contemplativa quando è il modo più corretto e sistematico per considerare l'idea è forma secca e priva di arte. Io ti sto parlando del mio concetto di arte. E di arte, allora guarda, diciamo allora, arte, eh, no, non deve essere per forza contemplativa in realtà. Può anche essere interattiva. Però, secondo me, ripeto, l'interattività preclude la riflessione. Eh, perché sei eh, diventa quasi più un uno sport piuttosto che un'arte. Certo, ci sono anche sport artistici per carità la danza, eccetera. Però in quel caso lì. Non, non diventa un'arte accrescitiva dell'individuo, dico. Eh? Può essere un'arte estetica, può essere un'arte interpretativa al videogioco, per carità, un'arte sportiva, No, ci sono gli sports. Però non è un'arte, secondo me, accrescitiva dell'individuo. Questo dico io. Ma ripeto, con le dovute eccezioni, c'è Rubino dietro di te. Opinione sui film o serie tv interattivi di Netflix? Non, non ho visto, sinceramente. L'ultima casa a sinistra, bravo, l'ultima casa a sinistra di Wes Craven, esatto, non è le l'eculinario degli occhi. Avevo pensato di scrivere una storia, ma ne ho scritte tante in realtà. Io ho scritto tante cose da quando sono piccolo, ma non le ho mai pubblicate, perché per quanto mi riguarda la scrittura è una cosa molto intima, che serve proprio a me. Eh, io faccio molta autoanalisi, ok, su me stesso, al contrario di quelli che dicono che te la senti e insomma non ti giudichi mai. No, in realtà io... Sono il peggior critico di me, il più severo critico di me stesso. Poi, insomma, l'attitudine che ho ovviamente è questa. Però rifletto tanto, anche grazie alle vostre critiche. Poi uno le può prendere bene o male, solitamente quelle che uno prende male sono quelle più vere. Però eh, la scrittura mi serve per leggere delle cose di me che ho dentro, ma buttandole fuori me ne rendo conto. Ok? Se qualcuno di voi scrive, saprà di cosa sto parlando. Scrivendo, anche parlando per questo io considero eh, l'arte oratoria una cosa importantissima. Parlando, ehm, metti te stesso al corrente di ciò che sei. La scrittura non è mai una cosa intima. Vabbè. Allora, altro film horror. Le Streghe di Salem di Rob Zombie, bellissimo. Questo è un film eh, puramente estetico nel senso che è molto cubricchiano eh, sembra un mix tra Shining e Barry Lindon quasi che dirvi eh, esteticamente eccelso cioè ha dei colori magnifici colonna sonora stupenda Rob Zombie è un musicista tra l'altro eh, fa credo musica metal se non erro ho sentito anche qualcosa bravo mi piace e esteticamente notevole colonna sonora Pazzesca, c'è ancora in mente il, il brano principale che praticamente è un suono che viene da un disco, eh, da un vinile, che è inquietantissimo veramente. Questo è un film che si sì, mette inquietudine, ma affascina. Cioè, questo è un film che a me ha rapito esteticamente più che terrorizzato. Eh, non ha un vero e proprio fine secondo me cioè se qualcuno mi chiedesse Mara ma qual è il senso di questo film? non saprei dirvelo sinceramente l'ho visto proprio come un affresco horrorifico di... quanto cazzo dura? 101 minuti eh, affresco sia estetico che musicale e, ripeto tutto come, come sono conciati i protagonisti c'è una cura nell'abbigliamento nella, nella colonna sonora, nella fotografia nella scelta delle inquadrature, è proprio bello cioè è proprio un film bello, che tu dici, mazza che bello poi certo un po' terrorizza anche a certi tratti, ripeto quella poi è soggettiva eh. francamente paura per un film horror è molto difficile che io ne provi eh, paradossalmente ho avuto più paura con certi film di fantascienza, ma O di Cronenberg, ad esempio, anche quelli che non sono propriamente horror come Maps to the Stars o Cosmopolis, ma perché mi fanno riflettere su quanto faccia schifo la natura umana. Quindi ho paura dell'uomo, non tanto del mostro, che poi è la cosa più importante dei racconti horror. Ma due domande: cosa ne pensi del metodo narrativo di Memento e cosa ne pensi del finale Fight Club? Il metodo narrativo di Memento, vabbè, non è nuovo, in realtà però l'ha utilizzato molto bene. Nolan, è un bel film. E Fight Club è un caltone. Nel senso, un cult grosso, bello il romanzo di Palamo storico eh, che è diventato ancora più famoso quel film, però, secondo me è un po' sopravvalutato, vi dico la verità. Nel senso è molto bello, però non è. Credo che sia considerato un capolavoro cioè, per me è un cult che è diverso da capolavoro. Vuol dire che è un film di culto, un film importante, un film stracitato, eh, Stranoto amato da tutti, però non è un film così. Uh, perfetto nonostante mi piace tantissimo eh, credo che si sia mh, guadagnato questo status di capolavoro detta di molti perché è un film accessibilissimo quindi l'hanno amato sia gli amanti del cinema come me sia i non amanti del cinema solamente uh, poi funziona molto il trucchetto del finale a sorpresa con i non amanti del cinema perché io sono convinto che eh, il finale a sorpresa sia una scelta che ci può stare in certi sensi ma non il film è, può essere potente anche già dopo 20 minuti, cioè io quando sto all'interno di un film di Orson Welles, dopo un quarto d'ora che l'ho visto, può essere già un capolavoro, non mi interessa come vada a finire. E invece chi si basa solamente sul finale per decretare un film bello brutto è un po' superficiale secondo me come scelta. Certo, in altri casi però la narrazione è costruita appositamente per dare senso al finale, tipo i soliti sospetti, quindi è tutto costruito in funzione del finale. Fight Club anche, per carità, infatti rimane un bel film, però... però non è uh, Fight Club Molto bello Molto bello Calto, figo, insomma, che io vedi. Eh, Brad Pitt è diventato un'icona assoluta. C'ha pure la ma maglietta, quindi nel senso. Non si tocca Fight Club, però. Mm, mm, non è Bergman, diciamo così. Mi sembra anche ovvio dirlo. Eh, cosa ne pensi della figa slabbrata? <ride> Ho visto il film di Kitano, sono tin, come no. Culo di Sharon Monzombi è il vero capolavoro, vero. Che sc'è un zombie è questa qui. Dove cazzo sta Questa, che è poi eh, la compagna di Rob Zombie. Poi. Oh. Gioventù bruciata. Questo sì, che è in con la C maiuscola con James Dean. Beh, ragazzi, questo è Come un film. È, è un film epocale. È un film che. Vabbè, è connesso anche alla tragica vicenda di James Dean è un film che tutti devono vedere citato anche da La, la Land di Chazelle è bellissimo dai bellissimo cioè, semplicemente magnifico uh, quel, quel ragazzo quale James Dean aveva in sé un'umanità un che traspariva da tutti i suoi ruoli e lo trovo proprio bello sapete proprio quei film che mi mettono uh, la felicità in corpo non so perché, forse perché ritraggono un'epoca molto romanzata eh, che apprezzo e eh, mi viene da dire proprio. Sarei voluto vivere in quell'epoca di icone. Questo Il cattivo tenente di Abel Ferrara, oh, questo è proprio un altro capolavoro immenso, Arve Chitel tutti conosceranno come eh, Mr. Wolf di Pulp Fiction ecco se volete un noir qualcuno mi ha chiesto di un noir come, come si deve eccolo qui, eccolo qui il cattivo tenente proprio super c'è questo Arve Keitel che è appunto un tenente molto stronzo eh, che fa delle cose scorrette spaccia insomma è un pezzo di merda diciamo così è anche corrotto diciamo così e, e il film racconta tutto il suo percorso di redenzione, chiamiamolo così. attraverso varie vicessitudini che colpiscono il protagonista. C'è anche una componente, diciamo, religiosa che può essere letta anche come metafora di questa redenzione. Eh, vabbè, c'è un momento si vede anche qui, no, che c'è una suora, appunto. Quindi questo Keitel che insomma, questo catenente che si redime, però lì al di là del discorso religioso o meno se uno vuole vedercelo insomma c'è la redenzione di un uomo che si rende conto di essere stato una merda ok anche questo è un film importante a parte che è perfetto anche questo dal punto di vista registico eccetera è girato in una maniera incredibile ma questi erano gli anni d'oro di Hollywood insomma cioè, eh, De Palma Scorsese Abel Ferrara sono stati registi magnifici cazza, a anche Hollywood era veramente superba grazie a Sir Alexander eh, ma eh, ci, ci fa riflettere, fa riflettere sulla condotta dell'uomo, eh, cioè alle volte vengono anche a me i dubbi, no? Nel dire: Ma perché non me ne fotto di tutto e di tutti e comincio a comportarmi da vera merda? Approfitto delle situazioni. Tanto la vita è questa. Tanto non c'è un karma, non c'è una vera e propria morale, oltre a all'autoaffermazione, alla sopravvivenza e questo film ti fa riflettere, ti fa riflettere sul ruolo che ogni persona può avere nei confronti dell'altro, essere una brava persona crea un circolo virtuoso di brave persone, che non vuol dire essere perfetti, vuol dire accettare i propri difetti ma non fare consciamente sempre e solo il proprio interesse, eh, perché altrimenti l'essere umano crollerebbe. Ho visto Silence di Scorsese Molto bello Anche se Proprio in merito Al discorso che facevo qui Su Un discorso Ho detto due volte discorso Ma va bene eh, Mistico Sono d'accordo Con Allo Quando ha detto Che è una sorta Di propaganda religiosa A certi tratti Però è Un film esteticamente Meraviglioso Come tutti i film di Scorsese Vabbè Qua abbiamo detto cult Cioè insomma Carlitos Way Se non è in cult Questo Con Al Pacino Penso che l'abbiate visto tutti Mother L'ho recensito sul canale Guarda c'è la monografia di Aronofsky cerca Mister Mara Monografia di Aronofsky o Mister Mara Madre, ho fatto anche un video insieme a Giulia che tra l'altro tornerà su Cerbero a breve. E vabbè, Carlito Sue, eh, raga, che vedevo di pure questo, super, super, super. Qua come lo mettono come, come definizione. Vabbè, già l'inizio, no? L'inizio che parte in flashback ed è assurdo perché... Non mi ricordo che utilizzò questo, questo espediente narrativo Già forse negli anni 50 o 40 Di farti vedere il finale Vabbè in realtà anche Orson Welles con Quarto Potere Quarto Potere di Orson Welles parte con la fine del film E poi va a retroso Carlos la stessa cosa E tu dici cazzo ma Già mi fai vedere il finale del film Sto film non me lo posso più vedere E questo si ricollega a quello che vi ho detto prima ragazzi Guardate che il finale si sì, è importante Ma il film può essere bello comunque E questo ti spoiler alla fine subito e solo che poi il film diventa così incredibilmente avvolgente che tu ti dimentichi di quella cosa lì e sul finale speri che non succeda. Vabbè, non vi dico altro. Stai lì dicendo no, 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 non succede, non succede. È un film magico proprio al Pacino. L'ho visti tutti. Star Wars. Sì, l'ho visto. Ho visto i primi tre all'epoca, mi piacquero tantissimo. Gli altri tre, la seconda trilogia mi fece proprio cagare. E da lì smisi di vedere Star Wars. Non ho visto quelli che sono usciti negli ultimi anni. Mi dispiace, ma non ci ho avuto proprio voglia. Poi magari sono belli, ma non ho, non ho avuto voglia. Madonna, ragazzi, quanto è che sto in live? È già un'ora e mezza. Un'ora e mezza ho fatto tre, sei, ho fatto 15 film. Sono lentissimo. Vabbè, andiamo più veloci. Il settimo sigillo di Bergman. Anche questo non vi dico un cazzo. Mettetelo, guardatelo. Pesante, sì uh, Formativo, tantissimo bellissimo uh, altissima, levissima, purissima è l'estetica pura. Cioè partita a scacchi con la morte. Scene che sono rimaste proprio nel... nell'arte. Cioè, nel senso, la scena del... del gioco a scacchi con la morte. È... È vale un quadro del più grande pittore, non lo so, rinascimentale. Anche qui posto delle fragole di Bergman stesso discorso, La fontana della Vergine che vi ho citato prima stesso discorso raga berban tutto quello che trovate arraffate e guardate punto io non, cioè, mi sento anche uh, fuori posto a dirvi qualcosa in più di ciò che già sta nel film cioè, non mi devo aggiungere niente andrei soltanto a rovinare all ne ho parlato prima di all boy infatti c'avevo anche c'era una volta in america eh, certo che l'ho visto l'ho detto prima il mio film preferito di leone Cosa è per te un capolavoro? Eh, un discorso un po' lungo. Mm, non Mi sa che ho fatto un video, guarda Ora è un discorso lungo Sussurri e grida, questo è un film straziante eh, Però, anche qui Costruito in maniera perfetta Van Helsing, che merda Allora, questa è Twin Peaks, Fuoco cammina con me Chiaramente questo qui di Lynch Dovete vederlo solamente dopo aver visto le prime due stagioni di Twin Peaks. Come perché... cazzo ha fatto entrambi! Grazie questo. perché eh, questo fu fatto da Lynch alla fine della seconda stagione di Twin Peaks, che gli venne strappata un po' dalle mani. Vi faccio un rapido recap... Twin Peaks girò negli anni 90... Sì, Twin Peaks girò negli anni 90 Lynch... <ride> però in un certo senso... Potrebbe anche essere... Eh? In questa dimensione lynchiana... Lynch girò negli anni, eh, negli anni 90... Twin Peaks, la prima stagione... Successo straordinario... Rivoluzione delle serie tv... Una cosa incredibile, eccetera... I produttori gli dissero... Va bene, facciamo la seconda stagione... Perché è andata da Dio... Però... Devi dirci che è l'assassino di Laura Palmer... Nelle prime due o tre puntate... Lui si incazzò... Perché giustamente... Stava tutto lì l'interesse eh, Lo fece Ma dopo le prime due o tre puntate Praticamente lasciò la serie Per andare a girare il cuore selvaggio Che vi ho citato prima, capolavoro immenso eh, Lasciò la serie A dei mestieranti eh, Infatti grandissima parte delle puntate Della seconda stagione non sono scritte da Frost Né dirette da Lynch ma da mestieranti Infatti sono quasi tutti filler Il finale invece poi, le ultime puntate sono come molto caccia, belle Grazie mille Uh, Cryers perché sono girate da lui e scritte da Frost. Però Lynch disse: Visto che la mia creatura è stata modificata, uh, io giro questo film qui. Fuoco cammina con me, fischiatissimo al festival. Non mi ricordo se era Venezia, uh, perché insomma, che è sta merda. Eccetera, faccio questo film per spiegare. Le cose eh, che non ho potuto spiegare con la seconda stagione eh, di Twin Peaks, ok, dato che mi era stato, tra virgolette, impedito di farlo. Eh, e infatti il film non a caso, inizia con un televisore che si rompe, ok, anche critica al discorso delle serie TV, eccetera, che lui stesso aveva rivoluzionato. Quindi vedetelo dopo che avete visto le prime due stagioni e poi vedetevi Twin Peaks l'ultima serie. Che è, insomma, non voglio dire capolavoro, un'opera d'arte! imprescindibile ma a prescindere dal cinema dalle serie tv è proprio un'opera d'arte Twin pix l'ultima è un qualcosa che non posso spiegarvi dovete vederla io ve l'ho detto 700 volte no? ancora non l'ho visto dovete vederlo dovete vederlo dovete vederlo è incredibile è anche lì mettetevi come Cristo comanda vi mettete da soli in cameretta via dal cazzo il cellulare bello schermo spengete tutte le luci vi mettete così e io vi assicuro che alla fine dell'ultima stagione di Twin Peaks Sarete delle persone diverse Basta Cioè, basta Vabbè, Apocalypse Now, qua vado veloce Pure il padrino, questo l'hanno visto tutti Questi l'hanno visti tutti Chi non l'ha visto? Cioè, dai Che dobbiamo fa'? Vi ritagliate tre ore della vostra vita per recuperare Tre ore e tre ore questi due film per cortesia, ovviamente tutta la trilogia del padrino eccetera. Dai, non, non mi serve neanche andare oltre. Marlon Brando, due delle interpretazioni più storiche proprio di tutti i tempi. Tra l'altro, cosa che mi ha sempre fatto un po' sorridere è che Marlon Brando non studiò la parte per Apocalypse Now, che fu un film complessissimo da girare, di coppola. E praticamente Francis Ford Coppola, eh, durante le riprese del film, quindi il film è già iniziato, andò in giro per i posti dove stavano a girare, l'Alta non so dove cazzo stavano, con la barca, e leggeva Cuore di Tenebra, che è il romanzo da cui prende spunto Apocalypse Now, a Marlon Brando, perché lui non ha voglia di leggerlo. Cioè, è una cosa incredibile, vabbè. Eh, vabbè, non li ho visti. E eh, guarda, sei in tempo, vai tranquillo, tanto... E cosa hai messo di Gaspar Eh, mi piace, mi piace abbastanza. Shrek è molto bello, Shrek. Per te che non riesci a spaventarti con i film horror, dovresti provare qualche videogioco a prescindere, ma il videogioco, ragazzi, eh, però lì è un gioco facile. Nel senso che so jump scare, ma quello non è spavento. Ragazzi miei, è troppo facile. Se vedo jump scare faccio Ma quello non è spavento, quelli sono riflessi. Mm, poi certo, magari qualche, qualche videogioco Che c'ha una componente Sì, oddio, ci sono dei videogiochi in effetti inquietanti eh? Mi ricordo pure Silent Hill Quando ci giocai all'epoca È vero, era abbastanza inquietante In effetti, no, guarda, questo è un buon consiglio in realtà Perché essendo tu in prima persona Forse ti può aumentare un po' Il discorso della paura Però non mi piace quando è fino a se stesso ok? Quando è uno, uno scare A me piace la paura, quella che entra dentro di te o che non sai da dove viene, ma è quella paura atavica dell'essere umano e questo lo fa tu in Pix3 e questo lo fa molto spesso appunto Lynch, ma anche Dario Argento lo faceva ai tempi. Oppure una paura più razionale, dici cazzo, ma l'essere umano fa veramente così schifo. Ma io ho paura di chi mi sta accanto, cosa che fanno molti registi come Romero, Carpenter, eccetera. Ah, Dragon Trainer sì Martyrs l'ho visto eh, però più che paura quello è più disgusto non è molto pauroso cioè nel senso molto bello eh. Grande nei boschi vabbè non ho parlato prima eh, praticamente riassume parte della mia filosofia di vita quindi è un film importantissimo per me chiunque non l'abbia visto può lasciare la live e andarlo a recuperare oh High History of Violence di Cronenberg con Viggo Mortensen che è Insomma, Le non Legolas come cazzo si chiama Aragorn del Signore degli Anelli, ovviamente. Uh, beh, questo è un thriller coi contro controcazzi: cioè la storia di quest'uomo un uomo di famiglia che sembra tutto perfetto, tutto bravo. Con, la, con i figli, con la moglie. Che ad un certo punto, ci viene mostrato sotto un altro occhio. Okay. dal suo passato emergono dei fantasmi che mettono in discussione l'uomo gentile bravo, padre di famiglia che era stato. Non vado oltre. Vedetelo. Fargo dei fratelli Cohen Splendido, Splendido. Super thriller, super divertente, super inquietante. Ehm, vabbè, perfezione estetica. Questo è stato inserito, tra l'altro, anche nella lista. Eh, tipo de delle opere americane non, non dei film eh, proprio delle opere d'arte americane da conservare non mi ricordo come si chiami eh, proprio perché esteticamente è girato in una maniera incredibile sulla neve magnifico allora qualcuno mi chiedeva ma anime roba varia ho visto questo berserk che poi questo è il capitolo 2 ma l'ho visto tutti e tre questo me l'ha regalato Antonietta Antonetta bello qualcuno di voi la conoscerà perché insomma vabbè è un'attrice eccetera ci ho fatto anche un'intervista sul mio canale, la porterò anche qui al Cerbero. Me l'ha regalato lei perché lei è molto appassionata, a differenza mia di Anime che non li conosco molto in realtà, non mi ci sono mai avvicinato, ma non per nulla, proprio è stata una casualità della vita, insomma. Mi sono dedicato più ad altro, però mi è piaciuto molto. Poi non so, sicuramente sarà meglio, insomma, l'opera originale, magari come Anime non è niente di che, però insomma, mi è piaciuto molto. Il cacciatore anche questo super cult di Michael Cimino Michael Cimino regista immenso che fu colui che fece crollare Hollywood praticamente perché il cacciatore ebbe un grande successo ma poi fece un film chiamato I cancelli del cielo tipo lungo 4 ore un western molto, be molto bello ma pesante particolare che venne mandato al cinema spezzettato eccetera costò mh, non si sa quanti milioni e ne incassò pochissimi quindi da quel momento in poi, assieme all'arrivo di Spielberg e Lucas, si decise che eh, non si poteva più lasciare tutta questa libertà artistica ai registi e si cominciò ad andare verso i, i filmoni, diciamo, i classici blockbusteroni. Da una parte è un peccato perché questo ha precluso un sacco di opere d'arte, però d'altro canto ha dato luce a dei grandi capolavori come quelli di Spielberg, non lo so, Ritorno al futuro, insomma c'è stata tutta quell'epoca lì... Hollywoodiana in cui si puntava più all'industria piuttosto che all'arte, ma anche all'interno di un contesto industriale commerciale volto a far soldi, sono venuti fuori grandissimi registi, ripeto, come Spielberg, Lucas e eh, eh, tanti altri. Eh. Però, insomma, Mars the Stars l'ho citato prima. Anche qui c'è un attore molto sottovalutato che è Robert Pattinson. Che molti di voi vi cito anche questo. Guardate, Cosmopolis. è Sempre con Pattinson. Sono due film di Cronenberg. Connessi tra di loro, sono mi pare uscito prima Maps of the Stars e poi Cosmopolis, sono due letture della società attraverso eh, distopie e metafore, bellissimi, perfetto Robert Pattinson, vabbè in Maps of the Stars ha un ruolo marginale, in Cosmopolis invece è il protagonista, guardateli, Cosmopolis, c'è anche un libro da cui è tratto il film di De Lillo bellissimo, leggetevi pure quello. Uh, Ricche e morti non l'ho visto. Poi veniva uno stattore rovinato per quella saga di merda Ma in realtà, nel senso, poi ecco Ha continuato a fare dei grandi film E non sono gli unici, quindi è rovinato Per i superficialoni Chi se ne fotte, se ha fatto i soldi, se ha fatto il nome mo ha lavorato con Cronenberg e ha fatto un sacco di altri bei film Quindi, sti cazzi Allora, diciamo, cinema asiatico Stoker uh, Eccolo qui, di Parchambuk, se non sbaglio, vero? È lui? Credo di sì Non lo trovo Sì, Parchambuk, bellissimo bellissimo eh, con Mia Vasicosca Nicole Kidman eh, Matthew Good non mi ricordo forse ha fatto questo tizio qualche serie tv allora, sicuramente il match point di Woody Allen però ditemi voi se ha fatto qualche serie tv perché io non le vedo Boce Course ma non ho visto la prima stagione mi è piaciuta tantissimo devo continuare Devo continuare. Blade Runner no ho parlato in altri film uh, ok eh, Stoker perché è bello beh questo è un thriller diciamo thriller psicologico, per chi mi richiedeva, con Mia Vasi è quella che ha fatto Alice di Barton, eh, tanti altri film, anche solo Gli Amanti Sopravvivono di Jarmusch, che è questo qui, altro film che vi consiglio, bellissimo, con Tom Hiddleston e come si chiama questa grandissima attrice? Eh, Tilda Swinton, grandissima attrice. Allora, vabbè, Bingo Suit 2 Stoker, eh, l'ho detto già altre volte, a ah, una scena di masturbazione femminile tra le più memorabili della storia del cinema. Cioè c'è un montaggio alternato di Mia Vasicosca, che è questa ragazza molto particolare, eccetera, che si ehm, sgrilletta sotto la doccia sotto, sotto la doccia ripensando ad un atto di violenza. E c'è questo montaggio alternato tra lei che si eccita ricordando questa violenza che ha, che ha, non che ha subito, che ha, che ha perpetrato. E, è proprio come è montato la colonna sonora l'orgasmo che cresce al crescere dell'azione violenta. È una cosa veramente tanto malata quanto perfetta. Solo gli amanti sopravvivono di Jarmusch grande regista eh, Colonna sonora stratosferica. Che questo è un film puramente estetico. Mm. A me allora guarda, a me piace molto. Nonostante mm, fossi stato, ah, vabbè, fossi stato in Jarmusch non ha senso. Però avrei preferito un po' più di filosofia, diciamo così, perché manda delle cose interessanti, degli accenni interessanti, sempre il discorso della, della vita eterna, questi sono dei vampiri, insomma, che quindi vivono varie epoche, sono annoiati da, dall'eternità della vita, eccetera, però tutti i concetti un po' lasciati così nell'etere, non approfonditi, eh, però rimane un film esteticamente pazzesco, con una sonora su, superba proprio, interpretazioni perfette, quindi vedetelo. Questo è, un film proprio da... allora, questo è un film da vedere con una cannetta, cioè proprio state lì, sbragati con la cannetta, con, dovete avere accanto però persone di una certa cultura, diciamo, ma più che cultura, di una certa uh, raffinatezza, ok? E vi godete questo arazzo meraviglioso tra i fumi eh, delle droghe. Marra sei comunista, vabbè, grazie per il contributo. Ave Cesare dei fratelli Cohen, divertentissimo, eh, si parla, praticamente questo film rappresenta l'Hollywood degli studios e c'è una sorta di, di giallo all'interno eh, di questo contesto qui, quindi con i vari attoroni, professoroni, attoroni, eh, divertente da morire e fa riflettere, anche tu mi hai detto comunista, qui si parla anche dei regis, degli sceneggiatori comunisti. Che non potevano firmare le sceneggiature eh, nonostante le scrivessero uno di questi più famosi è Dalton Trambo ci hanno fatto anche un film con il tizio di Breaking Bad vedetelo Babadook questo c'è pure cringe eh, horror psicologico Molto molto bello, molto molto bello, mi chiedete spesso qua oh, un horror che posso vedere questo. Il Land Empire, ho fatto una monografia su lynch, fatela vedere. Vabbè, uno dei film più importanti di tutti i tempi, Videodrom, lo cito in ogni cazzo di, di, di video, in ogni cazzo di live, ho fatto un video che si chiama perché Videodrom è il film più profetico di sempre, una cosa del genere. È un piccolo saggio molto breve su questo, su questo film. E... Poi, ragazzi, molto spesso mi chiedete: ma perché non parlo di questo film e quest'altro? Probabilmente non ho parlato sul canale. Voi basta che andate o nella playlist del mio canale, Mr. Marra, e guardate recensioni e consigli filmici c'è cioè una sfilza di analisi, di saggi, di riflessioni e di consigli. Oppure scrivete Mr. Marra Videodrome, Videodrome e lo trovate. Eh, per chi è appassionato cinema, è da, perché appassionato di cinema, eccetera. Poi capisco: insomma, il mio canale è un po' di nicchia, cioè capisco che mh, non sia così seguito quindi magari non tutti hanno visto quello di cui parlo, però se poi mi fate la domanda qui, vi dico prima di iscrivermi ogni volta in chat, parla di Blade Runner, parla di video, non parla di questo, cercate un attimo e trovate un video anche magari più preciso, anche perché qui devo parlare di tante cose, no, non faccio in tempo. Ok, quanto è bella questa copertina? Cioè, è bellissima, è veramente bella, questo l'ho comprato solo per questo, perché mette no, vabbè la mosca di Cronenberg insomma eh, stiamo ancora a parlare come cazzo ha fatto entrare questo grande Gabri sempre del grandissimo um, tra i miei registi preferiti Cronenberg il pasto nudo il pasto nudo è un film malatissimo ve lo definirei un, un noir però è un noir orrorifico tratto da Burroughs, che è uno dei miei scrittori preferiti l'unico che è riuscito a filmare Burroughs e Cronenberg Piegando anche un po' il romanzo, nel senso che l'ha reso più noir proprio perché il cinema ha bisogno di una uh, linearità rispetto al libro che invece è molto incasinato. Volutamente ha una scrittura molto particolare di Barrocks ecco. Se volete un consiglio. Non approcciatevi a Barrocks se non siete già dei lettori formati, perché sennò è impossibile. Come cazza cazzo è fatta a entrare? Questo? Grazie mille, Cruise. Eh, però se siete invece dei, dei lettori. Già, vezi ai libri, straconsigliato il Passo di Barrocks Per tutti invece stra straconsigliato il film di Cronenberg Per tutti un par de cazzi, però insomma eh, Se vi mettete lì con certo approccio apprezzerete questo, questo capolavoro Anche questo è un capolavoro, ma che ve devo dire? Per me ogni film di Cronenberg è un capolavoro È una sorta di società strana dove quest'uomo ehm, Stile noir, proprio stile Humphrey Bogart Va alla ricerca di un qualcosa, ma in realtà... È un girare su se stesso in questo mondo strano dove ehm, ci sono delle visioni di, di, di insetti, eh, una macchina da presa che diventa un insetto parlante. Lo so che sembra così incomprensibile, in parte lo è, ma guardatelo. Altro Noir, bellissimo degli anni 2000, L'uomo che non c'era dei coen, bianco e nero, stralto, sferico. Questo è ambientato negli anni 50, ma è del 2001. Pazzesco, Fratelli Cohen, eh, raccontano la vita malinconica di quest'uomo, l'uomo che non c'era, un uomo che eh, non è preso in considerazione da nessuno, che vive una non vita e a un certo punto decide di svoltare, eh, non svoltare in termini per forza economici, ma dare una svolta a questa vita cupa, a questa vita noiosa. Se guardassi Breaking brigandetti cambierebbe la vita. Voglio guardarlo, lo farò, lo farò, ve lo prometto. Crash, bella chiappona in copertina, questo vi faccio la copertina del video, aspetta, mi, mi date il minutaggio, mi fate lo screen di questa cosa, lo metto come copertina, così. <ride> lo, metto, lo metto su YouTube come copertina. Crash, a dispetto della copertina, non è un film erotico, anzi è un film che ti fa smosciare l'uccello. Anzi, vi dirò di più, è un film che passa dal farti eccitare e farti venire un cazzo duro come questo martello a fartelo smosciare nel giro di pochi secondi. Perché? Perché Cronenberg è un genio eh, assoluto. Eh, mischia l'orrore alla sessualità. Per chi ha seguito tutta la live, ve l'ho detto prima, orrore e eccitazione sono sullo stesso piano, sono molto in contatto tra di loro. E eh, questo film è per me è importantissimo. Perché ci dice che il gusto è sempre insindacabile. Anche se quel gusto diventa sadico, e qui che sadismo, cioè non parliamo della frustata o del calcio nelle palle, qua parliamo di cose, proprio di sventramenti, cose del certo senso. E quindi l'uomo non va mai giudicato dalla propria condotta sessuale, chiaramente consenziente. Anche se quella condotta sessuale porta a farsi del male. Ah, cosa pensi Shakespeare? <ride> Così. <ride> ok. Prima di sposo poi di rovino. Qualcuno dirà "Ah, ma questa che è? sta stronzata, in realtà è un film dei fratelli Coen, quindi non è proprio una stronzata. È un film leggero, fatto per l'industria, sicuramente. Questo da vedere in coppia perché comunque è una commedia non stupida, anche qui c'è Bob Thornton fantastico col cappellone. Eh, da western proprio da, da magnale del petrolio ma non vi dico altro Catherine zeta Jones George Clooney praticamente è una sorta di, di commedia dove George Clooney è un avvocato che gestisce i divorzi eccetera e Catherine Z. Jones è una che fotte i ricconi praticamente ci si mette insieme e poi gli prende i soldi e loro due ovviamente avranno un contatto, adesso non vi sto a dire, commedia divertente, divertente, eh, non stupida affatto, fa riflettere anche sulle posizioni di potere dell'uomo, della donna, dell'uomo ricco, della donna ricca, quindi anche questo non è affatto stupido, sorprendente in certi tratti, della potenza anche dell'infatuazione, è un film da vedere, come tutti i film dei fratelli Cohen. Non è un paese per vecchi, altro film dei fratelli Cohen da vedere, e come se è da vedere questo qui, un altro dei film più belli degli anni 2000 che vi devo dire, questo qua è veramente eh, Sergio Leone, cioè, cioè, cioè. non ho parole per descrivere la bellezza delle inquadrature di questo film, la bravura di Bardem, di Tommy Jones, qui Bardem se non era vinto l'Oscar come Shigur, ma ripeto l'Oscar dell'Oscar ce ne frega poco mi ha fatto ridere la battuta che disse eh, ecco adesso i fratelli Warner mi hanno messo questo parrucchino non lo scopro più per i prossimi due anni perché in effetti è orribile in questo film nonostante sia un bell'uomo eh, Bardem, bellissimo bellissimo thriller con i controcazzi thriller western eh, piano di colpi di scena, inquadrature magnifiche non sai mai che cazzo aspettarti eh, sorprese ad ogni inquadratura tensione, tensione ci sono delle sequenze girate in maniera eccelsa se, se un regista in erba vuole capire come costruire la tensione, come costruire in si deve vedere 780 volte questo film. L'uomo che non c'era, l'ho citato prima. Ok, te l'ho scatenato. Eh, qualcuno ha visto la mia foto da, da bangladino, da, no, da da venditore di DVD che ho messo prima su Instagram. C'era questo. E tra l'altro, quella foto era appunto per, per chi l'ha capito, mi ha scritto in direct. Ma fai quindi una, un consiglio, film! Dai, dai, eh. ci avete azzeccato. Vabbè, ah, toro scatenato anche questa in cult che vedevo di. Ma, ma chi è che non ha visto? Toro scatenato. E adesso voglio che in chat mi. Qual, cioè, mi scriva. Chi non ha visto, toro scatenato, scriva in chat un qualcosa. Cioè, io voglio che scrivete io. Waking life, sì, l'ho visto. Scrivete io. Palesatevi! Ecco, tutte queste persone qui potete morire. No, scherzo. Ma è in street molto bello. Recuperatelo, ragazzi, recuperatelo. Eh, non, non, non. Cioè, toro scatenato, cazzo. E dai, su, bianco che nero magistrale Robert De Niro magistrale Pietro Germi Che cosa mi consigli? Ti consiglio Divorzio all'italiana Superbo Con Mastroianni che ha uno dei ruoli più belli della sua carriera Quei bravi ragazzi Sempre Scorsese Anche questo, chi non l'ha visto cioè, Ma chi sta a fa' qua? Ma perché guardate me? Ma perché guardate me non guardate Scorsese? Quei bravi ragazzi eh, C'è una connessione con Wolf Wall Street Sempre sua, bellissimo, bellissimo. Cioè, con, con Gio Pesci, Reliotta, insomma, Deniro. Niro. Che dire, grazie oh, per i film di Nikia Giorgio in una notte in un unico piano. Sequenza di due, or community top. Trasmission supporto Massimo per le tre testi. Ho capito solo top. Trasmissione e piano. Sequenza, però, va bene, uguale. Quante ne scovavamo a Stroglianni? Eh, te credo. Era, a parte che era bellissimo poi c'era un fascino incredibile, un carisma. Kimi misfatti mi piace tantissimo. È il mio preferito di Allen, forse. Tra l'altro, tutti i 40 film, ho cioè circa 40 di Allen, l'ho lasciato ancora a casa volutamente perché li voglio prendere tutti insieme. Quindi faremo una sorta di. Come uh, cazzo, ha fatta entrare Grazie! Questo. Di monografia su. Hai visto Old Boy. Se sì, che ne pensi dell'originale del remake di Spike? Allboy è stato il primo film Come cazzo ha fatto Ho aperto con Old Top. Boy Top Quindi appena Finisce questa live Te la recuperi su YouTube O qui su Twitch E ne ho parlato in apertura Il remake di Spec Lee È indecoroso È una merda Fa proprio schifo al cazzo è Indegno Ok Vabbè Taxi Driver Sempre con Scorsese E De Niro Anche questo ragazzi Sti tre Io non voglio aggiungere parole Cioè che ve vedevo di Cioè questi qua Comprarli subito su Amazon, subito comprare, ordinare e vi ve rivedete 1, 2 e tre. Stop. A proposito di Davis dei Fratelli Cohen, bellissimo film su un cantante simil Bob Dylan che vuole sfondare nel mondo della musica. Questo è un film che non hanno visto in molti, devo dire. È un po' un road movie, c'è lui con questo gatto uh, che si porta in giro. Mi piace perché lui è un crochard, cioè sta praticamente, passa da casa di un amico all'altro, da un bar, a squali dall'altro per cercare il successo, per cercare di sfondare con le sue canzoni. E non vi dico se ce la farà o no, chiaramente. È, è proprio una storia, una storia uh, che tocca tanti punti, l'ambizione, il fallimento. Uh, l'adattarsi ad ogni circostanza, la perseveranza, capire quando è il momento di mollare, capire quando è il momento di perseverare, è anche una metafora de della vita di tutti i giorni. Io un po' anche con questo progetto del Cerbero, assieme ai miei due fidati amici e colleghi, la vivo un po' così. Adesso magari è un momento buono, però ci sono stati dei periodi in cui mi sentivo un vero e proprio clochard. Un po' abbandonato, no? che però non ha mai lasciato la speranza da parte. Cioè, Ho sempre creduto alle mie capacità e alle capacità dei miei colleghi e amici e, ed ero certo che la perseveranza ci avrebbe portato a fare un qualcosa, che magari per molti sarà nulla, per me invece è già tanto stare qui con 500 persone che ascoltano me che parlo di cinema, come mille mentre parlo di politica, e, ma anche creare sapete, un linguaggio. Mi hanno fatto un'intervista l'altro giorno dove mi hanno chiesto che cosa vuoi comunicare con il Cerbero Podcast chiaramente parlando solo a nome mio poi eh, Simone e Gian forse hanno altre visioni beh io ho detto innanzitutto cerco di divulgare dei, dei, dei messaggi delle, di quelle che sono le mie passioni interessi, c'è sempre una dose di egocentrismo però questo mi dà molta soddisfazione eh, perché penso che sia importante e bello oh e poi un'altra cosa it's notevole it's grazie it's fres Fresca Prostata una cosa che credo sia bellissima del cervello che è venuta fuori autonomamente è proprio questa connessione che ho con voi. Non è un lecchinaggio, è proprio una cosa che è venuta fuori spontaneamente, cioè non è che qualcuno l'ha cercata. Eh, però il fatto di stare in live tante ore crea un rapporto diverso di quello che si crea attraverso i video, no? Ed è per questo che probabilmente sono molto più potente in live che in video, che in video sapete uno entra, vede sto video Lascia il suo commento, magari sei una merda, ma c'è un fisico di merda, come hanno scritto sull'ultimo, no? fai schifo al cazzo, fai palestra di Giani, fai cagare, oppure sono d'accordo, non sono d'accordo, ciao. Però il fatto che voi sappiate che ogni giorno siamo qui... Ehm, come cazzo? Che ci vedete, grazie, che ci vedete per quello che siamo, perché uno non può fingere, puoi fingere per un po', ma dopo ore di live in cui parli non è che poi giochi, quindi sai uno gioca, magari... È un altro discorso, ma se devi parlare per tante ore, inevitabilmente parlerai di te stesso e verranno fuori dati del tuo carattere, anche spiacevoli, anche deboli. E crea questa connessione magnifica che mi ha permesso di approcciarmi a questo nuovo media, anzi, questo nuovo medium, quale Twitch, e comprenderne la potenza. La potenza è stata quella di creare un linguaggio condiviso. Tutte queste parole che per molti sono stronzate. No? Io, io sono stato il primo detrattore dei meme ai tempi, e in questo ringrazio Simone. E Gianluca E mi hanno, uh, mi hanno fatto capire la, la potenza Cioè il fatto del Depe, Goblin Giocatori senza denti Che io ho rivendicato con molta forza anche per questo motivo qui eh, La sigla uh, Tutti questi eh, Ma anche parole prese da altri no? Il Depensante Rana Sono un nuovo linguaggio che si è creato tra me Tra noi e voi E poi quando vi becco per strada no? eh, È come se già Avessimo una connessione Abbiamo creato un nostro linguaggio, no? come, ehm, non lo so, di barbari che con le brutture del caso, grazie Reggioven con le brutture del caso, quindi gli insulti, le cose da parte nostra e da parte vostra, perché siamo ancora barbari, cerchiamo una redenzione. E la creazione di una società, di un linguaggio Questo è bellissimo, secondo me È bellissimo, e lo vedo anche Dall'affetto che avete quando mi incontrate Quando ci incontrate, che è diverso Dall'affetto che uno può provare verso Magari uno che fa video solamente Magari lì c'è più Oddio, ho visto Favij Oddio, ho visto Blur Però è una cosa molto infantile Quella, secondo me Infatti, solitamente chi è che Fanno i ragazzini piccoli, no? Oddio, ho visto Blur, oddio, però finisce lì poi c'è la stima eh, non lo so magari vedi Luis che ne so, lo stimi grande cazzo eh, ok l'emozione poi per carità però quella divinizzazione del, del creatore di video per me è una cosa molto infantile comprensibilissima fortunatamente non l'ho mai avuta neanche quando sono andato dinanzi persone che, eh, che stimavo immensamente come d'argento D'Amico che, che sentivo da quando ero bambino eh, gli ho stretto la mano l'ho stimato ma non mi faccio fare l'autografo non me ne frega un cazzo per dire no eh, sono andato là a comprare il suo cd Ma per dire eh, Invece vedo che Quando le persone ci fermano Mi fermano, parlo per me C'è un rapporto diverso Cioè quasi d'amicizia Che un po' è anche forse esagerato Perché nel senso alle volte si prendono anche confidenze Un po' che insomma chi cazzo sei Però è anche esemplificativo Di questa connessione che è già stata creata Cioè non è che voi state qui A vedere video del vostro idolo E sbavate No, voi siete parte integrante della trasmissione è parte integrante di questo linguaggio è figo! Cioè, io l'altro giorno stavo sul lungomare. A un certo punto mi sento una persona, una ragazza che mi fa: Scusa, scusa, io mi giro. Ma ti sei mai chiesto come fossero i giocatori senza denti? Io mi sono ammazzato da ridere cioè, è troppo bello piuttosto che capito, vai là a far fan. Io mi sono girato sì, ogni giorno, Però sono stato proprio felice ed è già una una dimostrazione. Che, siamo, che siamo, parliamo la stessa lingua, ok? Che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ehm, che condividiamo, ripeto, un linguaggio e il linguaggio è la base di anche un pensiero comune, no? Molte volte può essere sbagliato perché non siamo perfetti, basta. Se ti incontrassi per strada come potrei, trovarti al meglio senza recarti disturbo. Ma io, raga non c'è mai stato nessuno che, che mi ha indispettito. In realtà, sono molto sciallone cioè, sono proprio un closciardone. Certo, alle volte magari è capitato uno che... Tipo, sempre l'armare, l'altro giorno, un gruppo di ragazzi che da dietro... Morla la barra, tutti da dietro, mi hanno preso un colpo, dico, ma che è? <ride> un colpo d'attacco, tipo... Però sono stati carinissimi alla fine, quindi... Cioè, scialla, raga. Sti cazzi, certo, a meno che non mi vieta a pizza e poi la vesfono io, però insomma... Va bene così. Anzi, magari se siete ragazzi potrebbe anche piacermi, forse. Allora, Rav o Ro? Anche questo è una sorta di horror... Ma più che horror è una sorta di splatter, diciamo, non è proprio che lavora sull'orrore, lavora più sul disgusto. Beh, questo sicuramente è un film che avrà fatto incazzare tutti gli animalisti e quindi vedetelo solo per questo. No, molto bello, molto bello. Eh, protagonista super, mi piace molto questo clima tipo da, da college che c'è all'interno mischiato però a questo senso un po' malato dell'orrore. Altro film, thriller horror, personal shopper, prima abbiamo detto uh, l'altro attore di Twilight, no? E adesso lei è bella, Kristen Stewart, che ha avuto un percorso simile secondo me, cioè entrambi molto criticati, attori di merda, film di merda, in realtà si sono ritagliati uno spazio importante anche di cima d'autore, perché sono attori con i controcazzi, Kristen Stewart qui è magnifica, questo è un thriller anche sì che vira un po' sul paranormale forse no non ve lo dico è bello da vedere da vedere proprio costruito in maniera raffinatissima it follows altro horror da vedere allora questo film qui io uh, lo consiglio nonostante abbia molte critiche da fare cioè sono perfettamente d'accordo con Tarantino Tarantino quando vide questo film disse ha ah, un incipit fenomenale un'idea geniale ma è sviluppata di merda, sono d'accordo con lui, cioè, c'è un'idea bellissima di questo mostro, di come si trasmette questa malattia, demoniaca, diciamo così, tutto un discorso sulla sessualità, non protetta, quello che vuoi, eh, però poi c'ha delle cadute di, di stile terribili, cioè c'è una scena in cui vanno in piscina per cercare di ammazzare sto coso, tirano gli elettrodomestici, ma tu quanto sei coglione, cioè poi uno dice, vabbè, la stupidità nell'or sì, ma lì è proprio una stronzata, cioè... Sto mostro, stam sta, sta che vedo tu prima, gli spari, vedi che non muore, allora... No, andiamo in piscina e gli lanciamo gli elettrodomestici, certo, cioè proprio un genio. Vabbè, non è che, ripeto, non è che sto a fare, cioè, negli horror sono ragazzini, sono scemi, sì, però c'è cioè, un certo punto, proprio mi è sembrato trash. Nonostante questo, perché lo consiglio? Perché l'idea del mostro è geniale, l'ambientazione è bellissima, proprio bella, questa cittadina dove non esistono gli adulti, dove i ragazzini sono lasciati... Praticamente da soli, e questa è una metafora anche in base al discorso sessuale. Eh, lo ribadisco anche qua, ragazzi. Fate sesso protetto, assicuratevi, eh, assicurate la vostra salute anche quando avete rapporti frequenti. Io sono il primo che ho fatto il porno mi hanno criticato: Ah, oh, ma tu non usi i preservativi! Ma il porno: i primi si cinema non è educazione sessuale. Il secondo. Io so badare a me stesso, cioè chiaramente mi faccio dei controlli regolari, dei test, voi non potete sapere come conduco la mia vita sessuale, non sapete se quella potrebbe essere la mia ragazza, che ne sapete voi, potrebbe prendere la pillola, cioè però il consiglio che vi do al di là del discorso cinema e porno non è educazione sessuale, se no uno va su Pornhub, non c'è nessuno che ha il preservativo, perché è una scelta cinematografica, perché infatti tutte le aziende pornografiche hanno provato ad utilizzare i preservativi, sono crollate il 90%, per quello è intrattenimento. Nella vostra vita state attenti. Cioè, io sono il primo che vi dico: scopate a più non posso. Però prendete precauzioni perché. Insomma, eh, non c'è da scherzare su queste cose. Quindi eh, state attenti, io poi ripeto, so, sono molto preciso, mi faccio l'analisi ogni tre mesi eh, nonostante insomma come social boom scopi tanto eh, però sono molto attento su queste cose e questo film in un certo senso il follow lavora su questa cosa qui cioè i, i ragazzi che sono lasciati alla loro ignoranza anche in ambito sessuale per questo ribadisco più volte educazione sessuale a scuola e c'è questa metafora del mostro eccetera mm, quindi mi piace molto a livello estetico a livello di anche messaggi che può lanciare però è sviluppato un po' col culo purtroppo finale non, niente male però, da vedere The Lobster Questo l'ho citato in miliardi di video e live Non ve lo sto a ripetere Guardatelo e basta, super Spider Questo è un film misconosciuto di Cronenberg Con Ralph Fiennes Questo è proprio un thriller psicologico Cioè se volete un thriller psicologico bello C'è anche il finale a sorpresa che vi piace tanto Guardatelo Poi questo qua, Cronenberg Questa è una raccolta Che ha quattro film o tre eh, Quattro film di Cronenberg Allora c'è il demone sotto la pelle, rabid, sede di sangue, la zona morta e inseparabili. Allora, il demone sotto la pelle e il rabid, sede di sangue sono molto connessi fra loro. Sono una sorta di rilettura sul tema della, dello stesso concetto, che richiama anche delle cose relative alla sessualità che vi ho detto prima. Cioè c'è un virus che si sparge tramite sessualità di questo demone che si trasmette tramite il sesso, eccetera. Bellissimi tutti e due uno, ovviamente quello più datato che è del 75. Ehm, non voglio dire che, insomma, un po' si vede che è datato anche perché l'ha fatto con due spicci, però secondo me è notevole. Quello del 77 è più bello. Ehm, però c'è. se non erro in quello più vecchio. però c'è cosa? C'è l'attrice della maschera del demonio, la grandissima attrice. Che sta anche in otto e mezzo di Fellini Non vorrei di una che È una scena bellissima che va in vasca Qualcuno mi ricorda come si chiama gentilmente eh, Adesso perché non mi viene Se poi ci penso troppo tanto non, non mi viene in mente eh, uff, Oddio Che palle La mia mente va troppo veloce Barbara Still Barbara eh, La zona morta La zona morta è invece è un film proprio hollywoodiano Fatto con tanti soldi con Christopher Walken, Christopher Walker ispirato dal romanzo di King. Molto bello, molto bello. C'è quest'uomo che praticamente uh, vede il futuro e quindi ha delle visioni insomma, sul futuro, e quindi deve impedire. Um, la... Deve impedire. Che un politico X vada dal governo perché vuole fare un macello Insomma, adesso ve me la metto proprio facile Quindi c'è tutto sto casino attorno a questo, molto bello Inseparabili invece non è che è molto bello È proprio un capolavoro immane Inseparabili con... come cazzo si chiama? Oggi non mi faccio un casino Jeremy Irons che interpreta un doppio personaggio Cioè due gemelli Bellissimo Cioè ci sono questi due gemelli che fanno, se non erro, uh, i chirurgi eh, si scambiano le partner fanno cose strane uno va al lavoro al posto dell'altro a tratti diventa anche molto malata la sessualità per, la perversione cioè tutti gli elementi più belli di Cronenberg i chirurghi <ride> era una citazione chirurghi ovviamente eh, bellissimo Inland Empire di David Lynch vabbè ve l'ho detto prima recuperate i film su Lynch che ho sul mio canale Muro Long Drive stesso discorso una storia vera stesso discorso Qua non posso perché ho parlato più di Lynch che del mio cazzo. Anche qui, strade perdute. Cioè, Lynch dovete vedere tutto. Cioè dovete vedere tutto di Lynch, non è che si può di ah, no ma questo tutto. Tutto, possibilmente in maniera cronologica. Into the Wild non mi piace molto. Herr uh, di Spike Jones, anche questo. Mille film importantissimi per la nostra contemporaneità. Brasil di Terry Gilliam, uno dei miei film preferiti. Stupendo, stupendo. Orwelliano, uh, Felliniano. C'è cioè la scena forse sta anche qui. Vabbè, di lui che vola che è ripresa proprio dal Mastroianni in notte e mezzo, va bene. Blade runner, anche qui. Insomma, ne parlo in ogni video, quindi direi di evitare detromanciò, allora, dietro machò, eh, anche questo lo cito sempre. Questi sono proprio i miei film. Allora, questi qua sono i film marreschi. Proprio: cioè gattaca diciamo di fantascienza, The Truman Show, Blade Runner, Brazil Herr, questi sono i film distopico-fantascientifici su cui si basa, anche The Lobster su cui si basa gran parte del mio pensiero quindi questi recuperateli tutti eh, The Truman Show, recuperatevi un video che ho fatto sul mio canale che si chiama Twitch è pericoloso faccio un parallelo con questo film The Witch non ho parlato prima Warrior, allora questo è un film un po' più leggero Nonostante non sia affatto stupido, la copertina sembra roba tipo veramente alla Michael Bay, alla firma del cazzo americano, no? È una bella storia eh, di questi due lottatori che si incontrano, si devono incontrare in un torneo particolare, c'è tutta la preparazione, tutto il legame con la famiglia, i genitori con Tomardi e l'altro attore è Joel Edgerton, Edgerch, come cazzo si chiama? Joel Edgerton e Nick Nolte anche. Uh, scusate ragazzi, non ho più non ho più saliva, ho parlato per due ore e mezza di fila senza prendere fiato. Ma sapete che è così per me. Che cazzo ho fatto qua? Ok. America Nestor X e è figo. Vedete, lo Warrior è anche... Cioè, nel senso, è per una serata anche più tranquilla, tra amici. Eh, non non vi aspettate un film solo dei cazzotti e cazzate, eh? No. No, c'è una storia importante, si parla anche di, di sentimenti, si parla di rapporti familiari, però è un film insomma che non ti fa venire magone, te lo vedi, bello, interessante, si può vedere con la ragazza, ecco col ragazzo, magari se, eh, se ci sono donne in ascolto che vogliono vedere un film con il loro compagno non particolarmente amante del cinema, mentre voi lo siete, vi consiglio questo, è un buon compromesso. Dai, abbiamo finito, mancano quattro film eh, poi ci rivediamo stasera, così mi vado un po' a rilassare allora, Clerks è molto bello, Cuore Selvaggio di Lynch. Ve l'ho detto prima: è capolavoro immenso. La più bella prova di Nicolas Cage secondo me. Ereseret, sempre di Lynch. Ah, questi sono tutti di Lynch, vabbè, di Elephant Man. Ce l'ho tutti, praticamente è veluto blu. Allora, per chi è interessato a David Lynch, ho fatto diversi video sul mio canale. Quindi andate lì, Mr. Marra, e vi vedete tutte le mie analisi, i miei saggi e cazzi vari. Adesso li vado a mettere nella videoteca. Possibilmente vado a mettere il mio cazzo all'interno di una uh, figateca. Uh, poi mi prendo un po' di sole, mi rilasso, ceno e poi ci vediamo col Gopnik stasera. State connessi su il mio Instagram per sapere quando parte. Ciao, vi voglio tanto bene e non è vero, ciao. molto bene non mi taglierò le vene mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte sono a casa in catene gli altri escono tutti insieme ecco un podcast in azione che presto cambia la